ripassare a uno in sei, mi sei ripassato un po' la cantica d'Antesco. È un trattato, bellissimo, l'arte in teologia, Iniziamo con una preghiera. Dov'è il... Bene, sono le 9. Cominciamo. Thank you.
Buongiorno a tutti e benvenuti presso lo studio teologico missionario internazionale del PIME di Monza. Benvenuti a voi studenti e ai docenti, studenti interni del seminario del PIME, studenti che seguono le lezioni della nostra scuola, gli insegnanti presenti e tutti coloro anche che seguiranno le conferenze accademiche dell'anno 2021-2022 attraverso i streaming del nostro canale dedicato di YouTube. Io sono Gianni Quiverlet, sono il preside di questo studio teologico e come è stato annunciato il tema delle conferenze accademiche di quest'anno è dedicato al sinodo e alla sinodalità. Esattamente il titolo delle nostre conferenze sono Sinodalità e Sinodo, Storia, Teologia e Prospettive. È un tema attuale perché noi sappiamo che tutta la Chiesa, su invito di Papa Francesco, è in cammino sinodale. Lo scopo di queste conferenze, nella mattinata e nel pomeriggio, è quello di conoscere più a fondo il cammino che la Chiesa sta facendo e il cammino del sinodo e della sinodalità nella storia e nella teologia. A questo scopo abbiamo due relatori molto importanti, molto significativi, che noi ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Oggi pomeriggio abbiamo Riccardo Batocchio che è in viaggio e presenteremo nel pomeriggio, e invece questa mattina è qui con noi Cristina Simonelli, che ringrazio moltissimo di aver accolto questo invito, di essere venuta già da ieri sera qui con noi. Cristina Simonelli è toscana, è nata a Firenze, adesso vive a Verona, insegna a Verona e a Milano, ma è stata insegnante anche di questo nostro studio teologico per alcuni anni, circa dal 2000-2004. È vero, giusto? Sì. No, non ho controllato, mi baso sui tuoi ricordi che mi condividevi ieri sera, era Carlo Ghislandi in quel periodo, che ha insegnato patristica qui nel nostro... È stata dunque, diciamo, è un ritorno a casa, sì. Bentornata. Ed è amica di numerosi missionari del PIME, con i quali giovane studentessa ha studiato a Firenze. Dino Dossini è uno di loro, se per caso ci sta ascoltando, e altri, anche qualcuno che non c'è più, come Giovanni De Franceschi, un altro campione della missione in Costa d'Avorio. Cristina Simonelli è stata per molti anni, dal 2013 a pochi mesi fa, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, che è un'associazione molto importante nella nostra Chiesa italiana per la promozione della teologia e della teologia da parte delle donne. E, tra la sua ha una carriera di insegnamento molto significativa, adesso mi interessava così sottolineare il fatto che dal 1976 fino al 2012 ha condiviso la vita di comunità scinti e rom, prima nella Toscana, poi nella zona del Veronese, e ha partecipato, insomma, è stata una delle protagoniste nella Chiesa italiana di cristiani che si sono messi, hanno condiviso, ecco, la vita di questi nostri fratelli e sorelle, e lei l'ha fatto vivendo in una roulotte, seguendo i loro spostamenti, eccetera. Questo non gli ha impedito di, anzi probabilmente l'ha aiutato ad approfondire il cammino suo accademico e di pubblicazione, ha numerose pubblicazioni, tra l'altro ha pubblicato anche sul tema del sinodo e della sinodalità in questo volume recente, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, cura di coda e repole, e poi è anche coautrice del primo volume del manuale di storia della Chiesa della Mocelliana, uno dei manuali che noi utilizziamo anche qui nella nostra scuola,
e numerosissime altre pubblicazioni, anche una recentissima che oggi pomeriggio andrà a presentare su un tema abbastanza significativo, l'anticoncilio, il contributo di donne critico durante il tempo del Concilio Vaticano I, e ha scritto estensivamente su tantissimi altri argomenti, compreso Maria Maddalena, su cui noi avevamo fatto il convegno all'inizio d'anno. Lei era stata invitata a quel convegno, poi per altri impegni non ha potuto venire. Ha scritto anche sul tema del diaconato femminile, insomma segue tantissime tematiche. Questa mattina a lei, diciamo, diamo questo incarico, cioè di presentare questo tema, storia di sinodi e di sinodalità, dalle origini al Vaticano II. Ora, prima di darle la parola, ancora pochi secondi per dire questo. Sono delle conferenze accademiche, sono delle lezioni. Allora, lei, la professoressa Simonelli, farà due lezioni di 45 minuti, sono intervallate da delle pause, e poi dalle 11:30 fino alle 12:15 ci sarà dibattito, o meglio domande e risposte, anche dibattito, per cui fin da adesso preparatevi delle domande, fate degli appunti, le terremo per ben 45 minuti, per cui ecco, preparatele e lei risponderà. Questi dunque saranno tre momenti, questo lo dico anche a beneficio di chi ci segue in streaming. E inizieremo sempre puntualmente all'inizio, dunque alle 9 abbiamo iniziato puntualmente, poi alle 10:15, poi alle 11:30. Sono i tre momenti in cui noi inizieremo le tre conferenze di questa mattina. Oggi pomeriggio inizieremo alle 15. Penso di aver detto tutto. Buona lezione e buon lavoro a te, Cristina, e ancora grazie, benvenuta. Bene, grazie a tutte e tutti voi della presenza, dell'invito, grazie a Padre Gianni in particolare anche per questa presentazione così ampia, diciamo, al di là delle lodi, però le tre cose che ha detto sono effettivamente parte della mia ricerca, la vita insieme ai Rom, la teologia delle donne femminista e la ricerca storica, per cui è vero che sono come una rotonda, un carrefour, e una dà nell'altra e viceversa. Allora io inizio il mio percorso e sono già d'accordo con Padre Gianni che se per caso mi distraggo e la parola mi va veloce mi fa un cenno con la mano. Per il resto spero, con l'aiuto delle slides, che ci possiamo intendere. Ecco. Allora, questa prima slide non è soltanto una bella foto, è una foto anche drammatica. Ora, voi siete giustamente proiettati in dimensioni mondiali, dunque può essere anche che un evento locale magari può essere sfuggito. Diciamo, questa donna si chiamava Agitu Gudeto, era di nazionalità, di nascita etiope, era profuga e nei suoi vari giri ha trovato un luogo in Trentino, nella Valle dei Mocheni, dove tra l'altro aveva un allevamento di capre di un tipo un po' raro, diciamo, un po' queste cose di biodiversità che si recuperano, e anche aveva una filiera solidale e dava anche lavoro a dei profughi. Questo è parte di un'intervista che lei ha fatto, si può ancora trovare, molto vitale, in cui dice: continua a sognare, i sogni non finiscono mai. Purtroppo ha subito una rapina con stupro e è morta nel dicembre, non questo 21, nel dicembre del 20.
ma c'è stato, diciamo, anche una certa ripresa. Adesso perché ve lo metto qua? Uno per ricordarla perché ha un valore, merita e così, ma anche perché questa sua idea, i sogni non finiscono, molto pratica, molto concreta, non sogni in senso romantico, del sogno che non tocca la realtà, è anche parte, mi sembra, dell'istanza sinodale. E entro. E dunque provo intanto con questa apertura, con questo quadro di apertura, a introdurre, come usavamo fare anche questo a Monza, nella rivista Evangelizzare di Catechesi delle Deoniane, che adesso non è più attiva, iniziavamo i dossier sempre da perché ne parliamo, e mi ha molto aiutato. Allora, è bene domandarsi, pure anche se questo è un percorso storico, ma anche la storia ha bisogno di domande, non solo di dati brutti, solo dati. Diciamo, allora intanto di cosa parliamo? Sinodalità e sinodi, come vedete, nel titolo è largo, sinodalità e sinodi, nella mia resa ho messo avanti sinodi, ma sinodalità, come parola è anche un po' recente proprio come sostantivo, come realtà no, è un orizzonte ecclesiologico. Praticamente è vicino all'idea di comunione. In più, rispetto a comunione, porta, diciamo così, le istanze della comunità. Cosa voglio dire? Comunità e comunione hanno una relazione tra loro, ma non sono l'identico. Dire sinodalità vuol dire parlare della comunione, ma facendo attenzione ai processi che la costituiscono, perché si fa presto a dire sinodo, sinodo, sinodalità, sinodalità, comunione, comunione, ma come? Nel ma come sta la sottolineatura di sinodalità rispetto a comunione. E attenzione dunque ai processi che vedremo, sono processi comunicativi, decisionali e penultimi, cioè nessuno, penso sanamente, può pensare di vivere il Vangelo tutto. Cerchiamo delle realizzazioni che si avvicinano, siamo in cammino, in processo. Il sinodo invece, intanto una cosa terminologica basica. So che siete di anni diversi di studio, dunque chi già l'ha studiato porterà pazienza se ripeto delle cose che già sapete per stare insieme. Allora la parola sinodos, strada insieme, che è femminile, ma io la rendo al maschile. Qualcuno dice la sinodo in italiano, ma siccome non diciamo la metodo, io dico il sinodo, parlando in italiano, è la parola greca. In latino questo viene concilium, il con e il sin sono, vogliono dire con, danno l'idea dell'insieme. Ma perché faccio adesso questo sviluppo? Perché se noi guardiamo i testi antichi, troviamo che quello che noi oggi chiamiamo Concilio di Nicea, di Costantinopoli, i grandi concili ecumenici, se voi leggete un testo greco, quella è un sinodo, una sinodo, un sinodo. Se voi leggete intanto mi metto qualche nome, leggete l'epistolario di Cipriano di Cartagine, Nord Africa, terzo secolo. Quando parla di riunioni anche abbastanza piccole, le chiama concilium. Allora, nelle fonti antiche, parlare di sinodo, parlare di concilio, dipende dalla lingua che usiamo, semplicemente. Ma nel lessico ecclesiologico, teologico più recente, noi distinguiamo
distinguiamo e parliamo di concilio per una assise, una riunione universale, grande, impegnativa, come i concili ecumenici, e usiamo sinodo per riunioni meno impegnative. Serve per che cosa? Se cercate, se trovate qualcosa di documentazione antica, vi potete stupire di trovare l'alternanza dei due nomi. E poi serve anche per capire che c'è anche, non c'è solo il fatto che vogliamo verificare, c'è anche il mondo delle idee con cui lo raccontiamo, lo cerchiamo, lo interpretiamo. In ogni caso, parliamo pure di sinodo, torno alla parola che oggi ci convoca più frequente, sinodo, parliamo di un singolo evento. Dunque, rispetto, adesso lo dico non come lingua, ma nella differenza fra sinodo e sinodalità. Sinodalità come dimensione, il sinodo è un evento. Convocato, regolamentato, verbalizzato, verificabile. Oggi speriamo, pensiamo che sia così, anche verificabile, verbalizzato oggi lo è, verificabile l'accountability di cui tanto si parla, a volte su questa ultima fase un po' glissiamo, però tutti questi passaggi sono quelli che rendono che fanno la differenza tra il sinodo e la sinodalità, no, nel senso che il rischio, quale potrebbe essere, potrebbe essere che ci riempiamo la bocca di sinodalità, comunione, tutti belli, tutti insieme, ma poi non riusciamo a andare in sinodo, o il sinodo che riusciamo a fare non, nell'antichità tanti esempi, non è all'altezza dell'istanza sinodale che vogliamo proporre. Allora io, pur tenendo sullo sfondo questa idea generale della dimensione, provo a ragionare, proverò a farvi vedere soprattutto alcune questioni che riguardano di più i sinodi, ma vediamo. E perché ne parliamo? Perché siamo in sinodo, come ascoltavamo, e ci interessa. Tra l'altro siamo in sinodo in una maniera in progress. Se vedete nella bibliografia che poi in parte proietto, poi anche si può ricostruire anche scritta, e ci sono due numeri di Studia Patavina, che è una rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, e nella prefazione che ho curato insieme a un collega, Silvio Ceccon, nella prefazione del primo diciamo e sempre ci è interessato come storici della Chiesa, ma aggiungiamo che siamo, cioè, ci sarà il sinodo nel 2000, nell'ottobre 22, nel tempo che sono velocissime le riviste, nel tempo che è stato scritto che lentamente è stata pubblicata, il sinodo ha preso un'altra forma e anche un'altra tempistica. Ormai era stampato. È anche simpatico che ci sia questo errore, perché fa capire come siamo anche in una processualità anche da questo punto di vista. Bibliografia minima, appunto, ma è inutile adesso, poi diciamo se interessa la... Uno era già citato, l'ha citato anche Padre Gianni, è questo libro in cui, libretto, viene riportato il documento della Commissione Teologica Internazionale, che si sigla CT, proprio come coordinamento delle teologhe italiane, ma è un caso, ogni tanto qualcuno ci prende in giro perché dice che ci firmiamo CT, volendo far intendere che siamo questa, no. E c'è un articolo mio su questo tema, del metodo con cui leggere i sinodi antichi, con cui non leggerli, e ce n'è anche uno molto bello di Riccardo Batocchio sul secondo millennio, che segue la documentazione. Due numeri, come dicevo, di Studia Patavina, uno al primo millennio, uno al secondo millennio, e va bene, dopo volendo ci sono degli altri articoli, perché i sinodi antichi
sono un punto di interesse della storia della Chiesa, per cui ne parlavamo anche prima che ci fosse questa forma attuale. Allora, cosa non cercare nella storia? Allora, dico cose molto anche quasi evidenti, ma a volte l'evidenza non sempre corrisponde a quello che di fatto facciamo. Allora, la storia, intesa come storia documentata, documentabile, quindi come quello che possiamo ricostruire, no? delle cose antiche, quindi gli scritti, non è un wiki quote, cioè un insieme di belle frasi da citare quando serve. Ma un po' va bene, l'epoca patristica un po' si presta, no? Belle frasi, così. Però bisognerebbe fare attenzione. Poi certamente non si cerca la conferma del presente. Grazie. Oggi questo dovrebbe essere assodato, perché un secolo, anche due tra un po', che siamo usciti anche nella Chiesa Cattolica, nella teologia dalla controversistica e nella storia dalla apologetica, a voler dimostrare che quello che facciamo noi è perfetto. Ma voi non potete ricordare come età, ma insomma per voi è già storia. Nel grande giubileo del 2000 è stata fatta anche la purificazione della memoria e Giovanni Paolo II ha invitato tutti noi della Chiesa Cattolica a chiedere perdono per tante cose che abbiamo fatto male. Il rischio però c'è di portare la forma cattolica, lo dice bene sul secondo millennio l'articolo di Riccardo Batocchio, la forma cattolica intendendo quella attuale, come dire, si è sempre fatto così, intanto non è vero e poi non è così che si legge la storia. Altro è dire che ci stiamo anche noi nella sensatezza di un percorso passato, altro è dire che così come facciamo è identico a come si è sempre fatto e soprattutto che è perfetto. Quindi questo non viene in mente a nessuno di noi, ma è bene tenerlo sotto controllo, perché ogni tanto il ricorso alla santa tradizione va un po' in questa differenza. E poi Piotr Sivinsky fa un esempio che è citato anche da un italiano sull'uso della storia. Fa l'esempio di Auschwitz, il campo di concentramento. Dice che per il clima, vedete il filo spinato che collega i pali, si sciupa, si deteriora molto facilmente e va cambiato ogni tot anni. È stata fatta la scelta di ricostruirlo, perché, dice, altrimenti avremmo dei pali che non avrebbero più significato senza il filo spinato così violento che li unisce. Allora, l'osservazione è che la storiografia, cioè il racconto che facciamo della storia, certo si basa sui pali, sui dati, però azzarda, rischia anche un racconto, una narrazione, una ricostruzione. E questo qui, adesso lo vediamo anche presto con un esempio che certamente almeno quelli che non sono proprio all'inizio hanno studiato, cioè il prologo, no, non dico il prologo, ma il libro La storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea. Allora, lui dice come fa il filo tra i pali, adesso poi lo spiego meglio. È importante saperlo, perché e se noi cerchiamo, adesso esempio così, se c'è dell'erba sotto, ma se lui sta parlando solo del filo spinato, è un caso che mi dica che c'è anche l'erba. Allora bisogna vedere come il racconto è ricostituito. E un'altra cosa che ho spostato solo per farla comparire nella slide, ma non dipende da Sivinsky, è molto spesso la storiografia antica e le verbalizzazioni dei sinodi tendono a mettere in evidenza il consenso. C'è una sorta di retorica della memoria
nella forma della retorica del consenso, perché certo il sinodo si fa anche per arrivare a una decisione comune, oltre che consenso può voler dire anche altro più importante, ma questo lo vedremo più avanti. Questo c'è, ci sono addirittura delle verbalizzazioni di sinodi romani del V secolo, tra quelli che conosco, che la verbalizzazione è fatta per acclamazione. Dixit, evviva, dicono gli altri, Dixit, evviva! Sarà andata proprio così? Però, in ogni caso, se noi abbiamo quel testo, risulta così. Ma a noi oggi, in maniera particolare, oserei dire a tutti noi nella Chiesa, certamente ad esempio a me, in quanto anche sono interessata, avete sentito, alla storia delle donne, in quanto ho vissuto e ho imparato molto da popolo rom alla presenza delle minoranze o delle maggioranze come la donna o i popoli non europei, che certo minoranze non siamo, che però chissà come Vanessa Nekate, no? La giovane ugandese che è rimasta fuori dalla foto a Davos. E lei ha detto, voi lasciandomi fuori dalla foto, lasciate fuori un continente. No. Allora noi siamo interessati non solo a quel consenso, ma anche agli elementi del dissenso. Non è cattivo il dissenso. Non è detto che il consenso sia buono, il dissenso cattivo o sempre viceversa. Però è importante saperlo, fa parte del processo. Molte volte possiamo rintracciarlo anche nei documenti antichi, purché abbiamo un occhio buono, cioè sappiamo riconoscere a volte nella mancata comunicazione, a volte nei silenzi, a volte anche nelle censure, che c'è stato anche un'altra opinione. Sulle periodizzazioni, dico alcuni nodi, voi gentilmente, molto cortesemente mi avete indicato circa 2000 anni di storia dei sinodi, ma io andrò un po' per grandi tappe, grandi cesure, e voi tenete conto che io mi occupo soprattutto, ho cercato di studiare un po' anche il resto, ma mi occupo soprattutto della parte più antica. Allora, intanto le origini cristiane. Per noi sono molto importanti, certamente. E cosa intendiamo? Di solito intendiamo, ma lì a seconda delle materie poi ci si può accordare, intendiamo l'insieme del Nuovo Testamento, come è entrato nel canone, e delle testimonianze proprio dei primi periodi. Certamente sono importanti, non sono il tutto, perché anche lì non è che dobbiamo andare in maniera rigida, quel che c'è scritto lì dobbiamo fare. Un esempio subito è il grande documento fatto da Giacomo, vescovo, diciamo il termine anacronistico, in Atti 15, vescovo di Gerusalemme, fratello di Gesù, grande pilastro, dice Paolo, colonna della Chiesa, e dice come decreto apostolico, alzo anche retoricamente la voce per dire, fra le varie cose, non mangiare carne immolata agli idoli, dice anche non mangiare animali soffocati nel sangue. Ma al di là che qualcuno lo possa fare o no, sia halal sia kasher, ma mediamente, anche su un decreto apostolico, abbiamo lasciato cadere e anche giustamente abbiamo lasciato cadere. Dunque, non si tratta di prendere le cose così rigidamente. Le fonti che parlano di questo periodo, come dicevo, come sono organizzate? Eusebio di Cesarea scrive nel IV secolo, ma parte addirittura da qualcosa del Nuovo Testamento e viene in su e dice di basarsi, riprende anche i prologhi degli storiografi antichi, classici, dice su cosa cerca. Al primo posto ci sono le successioni episcopali. A quel punto il pezzo è scritto, perché troviamo nella storia di Eusebio anche delle pagine sui profeti.
anche profeti del nuovo, della Chiesa cristiana, delle pagine sulle profetesse, delle pagine sui parenti di Gesù, ma c'entrano come l'erba, se sto parlando del filo spinato, in obliquo. Ci vuole attenzione a riconoscere i silenzi, gli spazi, perché se lui cerca quella cosa là, se un altro avesse fanta patrologia, avesse detto farò una storia della Chiesa basata sull'elemento profetico, forse c'era Melitone di Sardi che, come dice Policrate inglobato in Eusebio, fu vescovo eunuco che visse nello spirito, cioè un vescovo celibe e anche profeta oltre che vescovo, se no che ci sarebbe stato lui. Gli altri, persone per bene come capi famiglia, non ci sarebbero stati. No, faccio per dire. Dunque bisogna sapere che cosa, come sono organizzate le fonti, e non possiamo ricostruire gli spazi bianchi, onestamente. E tuttavia non possiamo neanche chiudere come se lo spazio bianco non ci fosse. Se di un muro come questo io ho le icone e il muro, non posso fare un'immagine dove ci sono solo le icone, considerando che in mezzo non c'è il muro. E molte volte il rischio è un po' questo. Poi un caso molto importante, anche per la presenza cospicua di sinodi, è il terzo secolo. È il caso del dibattito che raggiunge il problema della penitenza, cioè dei lapsi. Cosa succede se dopo il battesimo qualcuno fa qualcosa di così fuori dalla logica del Vangelo da sembrare un abbandono del battesimo? Ci saranno molti sinodi, molte questioni su questo, e vediamo all'opera Cipriano, appunto, soprattutto all'episcopato africano, in quel caso parte in consonanza, parte in dissonanza con Roma, consonanza con Cornelio, dissonanza con Novaziano e con Stefano, e lo vedremo anche nella forma della collegialità monoepiscopale. Che cosa vuol dire collegialità monoepiscopale? Dopo io metto là anche delle cose, dopo magari vediamo anche cosa riprendere, non solo nell'ora successiva ma anche nel dibattito. Vuol dire che in tre secoli circa, che non è poca cosa, si vengono a raccogliere diverse forme di conduzione della comunità, strutturandosi in forma un solo vescovo, monoepiscopale, a volte detta anche monarchica. Ma Yamabantiquo, dice la Lumen Gentium, cioè vuol dire dall'antichità, non da sempre, comunque, vabbè. E allora, aumentando i numeri, i dialoghi avvengono tra vescovi, e l'idea di essere vescovi insieme fa quella che viene chiamata la collegialità episcopale, molto studiata dal giovane Josef Ratzinger e poi importante anche nel Vaticano II. È un po' una faccia operativa della sinodalità. E tuttavia, finché tiene la sua misura di essere un perno per essere il colloquio delle chiese, è nata per quello, ma è un attimo che diventa un esproprio. Allora la collegialità episcopale potrebbe diventare una chiesa della chiesa. A me non sta bene, magari a voi sì, non lo so. Però non è detto che debba essere così, e soprattutto è uno snodo da pensare nella storia del cristianesimo. Poi certamente, la svolta del IV secolo, Costantino e seguire, non ha tanto rilievo dal punto di vista dei sinodi, se non che quelli importanti sono convocati dall'imperatore, però riprendendo una struttura che già c'era. Poi, salto di molto, intorno al 1000 c'è una serie di snodi drammatici, importanti, epocali.
drammatici, è già un giudizio effettivamente, epocali ci sta. La riforma gregoriana e poi più o meno di poco prima del pontificato di Gregorio VII, la scomunica reciproca tra Occidente e Oriente, ha cominciato l'Occidente, ma insomma, tra Occidente e Oriente, da cui nasce anche la Chiesa cattolica nel senso confessionale e le Chiese ortodosse. E questo porta dal punto di vista dell'Occidente a una forma che viene sempre più centralizzata e discendente. La riforma nella testa e nei membri, in capitet, in membris, però diventa soprattutto una forma di questo genere che arriva per imbuti, strozzature successive, praticamente alle soglie del secolo scorso, alle soglie del Vaticano II, con molte controparole, con molti dissensi, ma se vediamo la retorica del consenso e le forme anche di riunione sono così centralizzate. Tra l'altro questo si potrebbe vedere anche nella diversa struttura patriarcale, non nel senso di genere, nel senso delle chiese madri, dei patriarcati. E già dal V secolo l'Occidente resta solo Roma, perché Cartagine e Milano sono praticamente distrutte anche dall'arrivo tumultuoso di nuovi popoli, e Roma, che non ha più forza politica, assume la retorica di Roma imperiale, lo assume nel pensiero ecclesiastico. Quindi resta Roma, i patriarcati orientali non è detto che siano sempre andati chissà come d'accordo, però sanno che Antiochia, Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, e sanno anche Roma, Gerusalemme è buona ultima, tanto per dire, ma e se Leucia Ctesifonte, vicino a Baghdad, fuori da quel confine dell'impero, dovrebbero prendere le decisioni insieme. C'è un altro pensiero multipolare, ma certamente la scomunica, che non c'è più, è stata tolta nel 1964 da Paolo VI e da Atenagora, però ha creato anche una grossa differenza anche dal punto di vista dell'organizzazione dei sinodi. Il Concilio di Trento, soprattutto mirato sul clero, ha dato vita a una serie di eventi sinodali, però sempre con questa forma a rischio un po' giudiziale e di controllo. Poi ha dato vita anche alle cosiddette congreghe, cioè riunioni periodiche del clero. E lì bisognerebbe andare a vedere documentazione per documentazione, perché non è detto che le riunioni del clero fossero soltanto di applicazione delle direttive. Sono persone che hanno parlato anche di pastorale, anche di sé. Però è lì abbiamo il limite di dover cercare l'ago nel pagliaio, cioè dover cercare tutta quella documentazione. Sempre nella questione grande delle periodizzazioni, però non c'è soltanto, è chiaro che la storia dei sinodi episcopali o del clero va in una direzione. Non ci sono soltanto questo. Ad esempio, noi sappiamo l'importanza della vita monastica, oppure nel Medioevo la formazione degli ordini mendicanti, tra l'altro di uomini e di donne, e molte volte anche con un'istanza di riforma rispetto a quello che è il sistema, diciamo così, centrale, imperializzato. Questo non fa parte della sinodalità e dei sinodi. Un capitolo monastico non ne fa parte. Quello che a livello centrale viene chiamato un conciliabolo degli eretici non ne fa parte? Io ritengo di sì. Una grossa crisi di tradizione, ma su questa adesso, in questa fase, non mi fermo perché manca poco
della prima blocco sarebbe la grossa crisi di tradizione che accompagna il Vaticano I, ma magari vedremo. E sempre tra le grandi questioni, e su cui penso mi attesterò per la prima ora su questa cosa qua, i processi comunicativi. Come dicevo, un sinodo è appunto, ha di solito anche un motivo, a volte una controversia, a volte è un'idea da discutere, a volte è una prassi, come in quelli della penitenza, ad esempio. Sono tanti però un motivo ci deve essere, anche se c'è una periodicità, i canoni chiedono una periodicità di riunioni, si può anche riunire vedendo insieme cosa c'è da dire, però al di là di questo ci sono anche i processi comunicativi, come viene indetto, chi viene chiamato, a chi viene data la parola e questi non sono secondari. Nelle riunioni, come vi dicevo prima, a volte si intravedono appena, perché se chi ha verbalizzato non ha messo il dissenso, devi stare o leggere tra le righe, come dicevo. Però nelle convocazioni, allora quelli tra voi, mi scuso con gli altri, che hanno già studiato sia storia che in cristologia, i concili cristologici, sanno che noi riconosciamo come terzo concilio ecumenico, quello di Efeso del 431, ma dal punto di vista delle procedure è qualcosa che fa venire i brividi. E i testi, uno, Cirillo, li ha mandati già tradotti in latino perché a Roma non capivano bene il greco, e Nestorio Solare li ha mandati in greco. Sì e no, che li hanno letti, hanno dato a spiegarmi a tale Giovanni Cassiano, che essendo della Dobrugia, diciamo romeno, anacronismo, era bilingue, il quale con calma ha scritto un libro, un'opera in 7 libri. Allora, già si arriva che non si sa chi capisce chi. Cirillo viene incaricato anche di verificare di Nestorio. Poi, quando arrivano finalmente in qualche modo che si trovano, voi lo ricorderete forse magari soprattutto chi viene da est, ancora più a est di dove si svolgono queste cose, Giovanni di Antiochia, oggi Antiochia si trova in Turchia, passa più a est perché con la sua carovana aspetta gli orientali, cioè almeno quelli che vengono dalle zone che oggi chiamiamo Iraq-Iran, cioè dalle zone di Seleucia Ctesifonte, ce n'erano di rappresentanti, vescovi e teologi. Arrivano in ritardo, Cirillo, quando gli mandano il messaggio, aspettaci, stiamo arrivando, convoca il sinodo senza di loro. Ma abbiamo due diverse verbalizzazioni, teniamo quella, teniamo, non io, diciamo, teniamo come parte dogmatica quella occidentale, ma questo va ragionato. Lo stesso vale nei sinodica, cioè nelle lettere sinodali, e nella loro essere recapitate e anche nel loro essere accolte, sempre in cristologia, vedete tutto il caso delle chiese dette non efesine e non calcedonesi, che una volta chiamavamo nestoriane monofisite, tra cui appunto la chiesa Sira d'Oriente e quelle che poi afferiscono anche, ma lo sapete meglio di me, ad alcune forme in relazione con in comunione con diverse forme, ad esempio del Kerala. Che cosa gli arriva? Gli arrivano tardi, vedete Maifercat, Maruta di Maifercat, che porta nel V secolo sotto Giovanni Crisostomo i canoni di Nicea di quasi un secolo prima. Se nessuno te li dà i canoni, se non hai, poi arrivano in lingue diverse che non hanno spazio di comunicazione, che cosa capiscono dalle chiese che non hanno accettato Calcedonia? Cosa dite? Non vi capisco. A, siete prepotenti. B, parlate in un altro modo e non volete sentire come parliamo noi. C, avete condannato da morto il nostro santo padre Teodoro di Mopsuestia, che per noi è Mar Teodoro l'interprete. Di conseguenza, anche le vostre idee non saranno buone. Se vedete le più recenti
dichiarazioni cristologiche congiunte tra parlo solo per la parte cattolica, diciamo, tra la Chiesa cattolica e la Chiesa copta di Egitto, una volta detta monofisita, nonché tra la Chiesa cattolica e la Chiesa Assira d'Oriente, con Mardinka IV, sono redatte in inglese. Sono redatte in inglese, che non è la lingua madre degli uni e degli altri, ma è una lingua passepartout riconosciuta, e non prendono i punti di frizione, ma i punti di contatto. Penso che siamo arrivati alla pausa. Sì, ancora un paio di minuti, Un paio insomma. di Sì. minuti, vediamo cosa c'è dopo. Perché? Questa la inizio, e poi magari dopo la giusta pausa ripartiamo da qua. Un dato che è importantissimo, comunque, fatto tesoro di queste cose che sto dicendo, che riguardano anche singole cose, ma che attraversa tutti i periodi. Ma lo possiamo vedere anche in quelli più antichi, che in qualche modo possiamo riconoscere anche molto importanti proprio per la loro vicinanza alle origini, è che la parola ecclesia, come sapete, l'assemblea, è traduzione della convocazione del Kahal, che è l'assemblea cultuale, ma comunque la parola detta in greco, anche in latino poi ecclesia, riprende, porta in sé, perché le parole comunque un po' piegano le cose che diciamo, bene e male, porta con sé anche i modelli civili. E le riunioni della Chiesa non sono dettate dallo Spirito Santo, punto, che scende e porta qua un modello di riunione di Chiesa. Certo che sta in tensione tra la forma e l'istanza evangelica, ma riprende le forme che conosce per deliberare. Allora, ad esempio, l'ecclesia di tutti non esiste, non è un discorso anticlericale, è un discorso dello storico, del grecista Luciano Canfora, che parla della famosa assemblea di Atene, riportata da tutti come il luogo della democrazia, e lui dice, ma è un'ingenuità, l'ecclesia di tutti non esiste. Certo, ad Atene, a parte che non tutti quelli che avevano diritto, magari avevano il coraggio di prendere la parola, bisogna vedere anche quello, però comunque diritto chi l'avevano? Gli uomini nel senso di maschi, cittadini ateniesi e liberi, non le donne, non gli schiavi, non gli stranieri. L'ecclesia di tutti non esiste. È questo il modello? Speriamo di no. Nelle riunioni delle chiese chiamate sinodi antichi, ci sono studi che lo dicono, sono evidenti, ad esempio, le riunioni politiche dette koinon di Asia. Il sinedrio come riunione dei capi famiglia, maschi pure, del giudaismo, sono evidenti anche, ad esempio, nei dibattiti di Cipriano, la forma della riunione e della verbalizzazione del Senato romano. Allora, ma certo che se ci dobbiamo trovare, mica ci inventiamo un modo, si chiude adesso, un modo proprio nostro. Certamente prendiamo i modi che abbiamo a disposizione, però li vogliamo tenere in tensione con l'istanza evangelica, altrimenti tanto fa. Allora, Marco 10:35. I capi e i seguenti capi governano tra voi, non così, oppure Galati 3, 28, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è uomo e donna. Non sono descrizioni, sono tensioni verso le quali vogliamo andare. E così su questo chiudo, tante volte diciamo sì, attenzione, però non è un Parlamento la Chiesa, è vero, speriamo non sia neanche una monarchia assoluta. Allora, adesso c'è la pausa fino alle 10 e un quarto. Abbiamo concesso 5 minuti di più perché io li avevo presi per la presentazione, per la preghiera. E alle 10 e un quarto. Adesso apriamo questa sala, apriamo le finestre, usciamo, arieggiamo un po' questo ambiente.
diciamo la merenda arriva alle 11 nel secondo break, però adesso ci sono il caffè a disposizione, ci sono i bagni, c'è un po' di aria fresca, ci ritroviamo alle 10:15, il pranzo è alle 12:30 e poi continuiamo. Grazie per questa prima lezione, arrivederci a presto anche agli amici che ci seguono nello streaming. Grazie.
anch'io ho comprato il pacchetto per questo bello oggi. Il biologo. Non è che mi sta dando un po' di tempo.
Thank you.
sì, è vero adesso. Vai, adesso vediamo, cerca di notare se fa, se fa ancora rumore. Questo non ci si servirà per allora quando facciamo le domande facciamo le domande di andiamo in giro va bene siamo sì. Ciao Gianni. Sì, grazie a Dio. Era Simonetti, io la prima volta che l'ascolto, sai. Questo è un tema molto di battaglia contro il mondo. E anche in questo, questa sessione è stata la vicina. Il seminarista della formazione del gruppo democratico, cattolico, poi raggiunge il potere come Mario e diventa il capo dell'oligarchia. Lei è una storica patologa, quindi l'analisi che stanno facendo vedere come ci sono luci e ombre del processo, tanto sulla valutazione quanto sulla pratica della scelta, perché è facile parlare sulla sinonalità. Il problema sono le pratiche, ragazzi. Queste pratiche si apprezzano quando si faccio. Grazie.
è una cosa così che ti do io a titolo mio personale. Non ho scritto contributi, però diciamo collaboro con questo centro ambrosiano che organizza dei convegni. Sulla Siria, sì. Questo è sulle marginalizzazioni delle Indie orientali. E sono varie qua, prima tu quando citavi c'è Leucin Accesso Fonte, non so se lo pronuncio bene, è da lì che sono partiti. Io dico Ctesi Fonte, sono partiti per l'India, ma io anche lo faccio per la Cina. Sì, ma io lo faccio sempre, l'ultima lezione di faccio sempre la Stella di Sian e Cristiano e Santo Baggio. E quelli che sono andati in Cina, appunto, non chiamarli gli storiani, anche Nicolini Zani di Bose, il mio carissimo amico che studia queste cose, sono la chiesa siro orientale. No, ma io infatti non li ho chiamati. No, non lo sto dicendo, sì, no, sì, tu sì. Non hai sbagliato niente, sembra. No, era perché continuano moltissimo a chiamarli. Lo so. La stella di Sardana, stai in contatto tu con Nicolini Zani? Siamo buoni amici. Adesso siamo un po' meno in contatto, una volta ci incontravamo di più, però devo anche dire che i due, ultimi due anni... No, per il Covid o per il per le cose che ha avuto, allora io gli ho mandato un messaggio un anno fa, quando quella cosa di Bianchi. Io l'ho conosciuto. A mio parere sì, ci stavo. Ma anche secondo me anche Manicardi era bravo, per quanto posso dire io. Sì, io l'ho conosciuto Manicardi. È una buona persona. Anche Bianchi per quello che però ti ha lasciato prendere. Forse, non lo so, è difficile. Comunque la comunità era con Manicardi. Sì, lo so, Eccetto uno o due. Sì, ma infatti è stata una cosa fuori, però io dico, tu non puoi chiedere una distanza sinodale contro la gerarchia del fondatore che riparte al Vaticano, dai. Cioè lì è stato un errore secondo me, però dunque, cioè Enzo Bianchi sarà sicuramente bravo, però cioè, hanno smesso di dialogare, Bianchi si è messo nel suo, io l'ho sentito. No, tanto, no, ma Riccardo io non dico che forse non dialogico, magari forse, non lo so, se ci voleva un altro nervo, ci voleva un altro Bianchi per poter stare Bianchi, però vabbè dai. Bene, riprendiamo le conferenze. Grazie, alle 11, vero che ho detto? Adesso sì, fino alle 11, poi facciamo un'altra mezz'ora di pausa. Allora, richiamo la vostra attenzione, riprendiamo la seconda parte della lezione della professoressa Cristina Simonelli. Ricordo quello che ho già detto anche prima, cioè prendete degli appunti e scrivete anche le domande che poi vorrete fare, perché non è obbligatorio sapersi ricordare bene la domanda che magari dice sì, mi viene in mente questa domanda, poi magari alle 11:30 non mi ricordo più qual era la domanda. Dunque è bene metterla giù in maniera da creare veramente un dibattito. Gli spunti sono molti e sono anche molte le linee di approfondimento che insomma nell'ultima ora di lezione, che è quella del dibattito, potremmo svolgere. Volevo aggiungere questo, che queste lezioni accademiche sono fatte anche in collaborazione, sono in qualche maniera sponsorizzate anche dal Festival della Missione del 2022, che si svolgerà a Milano, un grande evento, tante cose che noi facciamo le facciamo anche in collaborazione con questo cammino ecclesiale proprio sul tema della missione. Abbiamo uno dei nostri missionari, Piero Mazzolo, che è molto dentro a questo progetto della Chiesa Italiana che si svolge proprio a Milano. A te la parola. Grazie ancora. E la seconda puntata è sempre più faticosa della prima, no? C'è il peso della mattina, la merenda dilazionata, ma ce la faremo. Una promessa.
Ma promessa, giusto, giusto, la promessa tira. Allora, riprendo questa questione dei modelli prima di passare a qualche frase, qualche citata spesso, qualche esemplificazione. Perché questo credo che sia molto importante e questo è un dato storico. Ci sono anche molti studi, ora senza stressare con tutti i nomi di chi li ha studiati, i sinodi nella Chiesa antica hanno avuto molti studi. Nei contributi che vi ho segnalato in nota ci sono anche quelli più, diciamo, una cosa è fare una ripresa storica generale, una cosa è studiare i singoli. Devo stare più vicina? No, stavo chiedendo, è acceso il microfono? No, così? Adesso... vedi come urlavo, che si sentiva quasi senza microfono. Non sentivo la vostra... andava bene anche non sentivo. No, mi sentivano perché strillo. Ci sono quelli che studiano con pazienza le fonti, perché come sono anche le regole della memoria collettiva, noi abbiamo una memoria selettiva. Memoria selettiva che si deposita a diversi livelli. Un livello è quello già detto, come faccio il documento, il verbale, mettiamo, come lo racconto. Ma ce ne sono molti altri. Chi poi si preoccupa di conservarlo e tramandarlo? Ovviamente pensate che i documenti antichi sono copiati a mano. Se non c'è l'interesse politico per tenere quel documento si insabbierà. Chi ha fatto i testi cristiani antichi, la patrologia, sa la vicenda della Didache, della Dionieto, si insabbiano, si perdono. Ma poi ce n'è un altro processo. A parità di fonti conservate, noi magari una la leggiamo e una no. Può capitare. Dunque, ci sono tutti questi livelli. E ovviamente l'inventio, l'antica parola latina della retorica che voleva dire non inventare, ma trovare le cose che ci sono, ha bisogno di persone che studino a volte codici antichi, a volte documenti, studiano magari un pezzettino, poi la narrazione generale li raccoglie come con i pali di Auschwitz. No. Allora, una cosa che viene fuori costantemente sia dai pali, ed è bene che venga anche dal raccordo, di tutta la documentazione antica è questa, ed è trasversale, la ridico nuovamente perché è molto importante. I modelli della riunione, potrei aggiungere altre cose, anche i modelli, tutti i modelli associativi, che vorrebbe dire il modello della leadership, il modello delle famiglie, non sono autonomi dei cristiani. Chi di voi ha studiato, che so, San Paolo, così già sa cosa sono i codici familiari, cioè servi, siate obbedenti ai padroni, mogli, obbedenti ai mariti. Ma certamente questi brani, a volte molto imbarazzanti, vanno collocati nell'insieme. È per dire che più le forme sono pratiche, più non vivono autonome. Il Vangelo entra in dialogo con le forme, non solo delle idee, il platonismo rispetto al logos, faccio per dire, ma anche delle forme organizzate, la leadership, la famiglia, i rapporti uomini-donne e anche le riunioni. Allora, quello che vediamo trasversale è che i sinodi non si inventano un modo nuovo di trovarsi, ma utilizzano, cercando di usare, diciamo così, al meglio che gli è riuscito, diciamo in questo modo, le forme che trovano.
Questo cosa vuol dire per come noi oggi leggiamo questo rimando, ad esempio, al primo millennio o alle origini cristiane? Che ci dobbiamo per forza trovare come si sono trovati nel Cenacolo di Atti 1, allora i superstiti degli apostoli, la nostra collega che di lingua spagnola dice il gruppo dello Sdofe se fracassò, infatti se fracassò proprio, quello che resta insieme a Maria, le altre donne, con Giacomo e gli altri parenti di Gesù, dobbiamo fare una riunione proprio così? Dobbiamo fare una riunione come quella di Atti 15? Dobbiamo fare un sinodo come quelli di Cipriano? Io direi no, se no saremmo girati indietro e avremmo questo ricorso alle fonti in una forma un po' archeologica, siccome l'archeologia poi non riusciamo a farla, allora apologetica. Diciamo noi però siamo proprio come loro. Se invece noi sappiamo che anche loro hanno usato le forme, uso la parola civili, cercando però di farle dialogare col Vangelo, allora abbiamo un'indicazione di metodo che è più importante, a mio parere, del singolo dato, però si basa sui dati, ma è importante. Come dicevo, il riferimento, molte volte, lo stesso lo osservavo anche nell'articolo che avete citato, cioè in questo commento, al commento della Commissione Teologica Internazionale, quando si cita una frase che ha utilizzato anche il Papa, che adesso le vediamo, queste frasi che vengono dall'antichità, si cita e poi dopo ci si preoccupa di dire, la frase la dico già subito, quello che la dico in italiano, poi la vedrete proiettata in latino, quello che riguarda tutti, da tutti deve essere trattato ed approvato. Cioè, preso così, torniamo ai molti mondi che qua insieme rappresentiamo, apre un universo, apre un universo. Il documento corre, corre, corre a precisare, sì, no, però piano, mica siamo una democrazia. Ah no, è vero, siamo di più che una democrazia, perché l'istanza evangelica è molto più forte. Prevale tra voi non così, prevale l'oracolo battesimale di Galati 3:28, 26-28. Non c'è dunque, vi siete rivestiti di Cristo, non c'è dunque giudeo né greco, schiavo né libero, uomini e donne. Non vuol dire che non siamo più uomini e donne. Certo, schiavo e libero, si spera che non sono i tre binomi, non sono sullo stesso piano. Schiavo e libero, speriamo proprio che si possa arrivare, oltre che nella legge, anche nei fatti, a toglierlo. Sono voluti quasi 2000 anni, cioè abbiamo sempre fatto tutto? No, purificazione della memoria. Così giudeo e greco, noi speriamo con la orizzonte del Novecento appena trascorso, del Vaticano II, di rimanere nelle nostre caratteristiche culturali non irrigidite in etnocentrismo. Allora, giudeo e greco, è uomo e donna, restano però tolti dalla gerarchizzazione. Schiavo e liberi, speriamo che non restino, no? Però questo prevale e questo è l'orizzonte. Ma dire, quindi siamo più che una democrazia, perché se riuniti tutta l'assemblea votasse e barconi lasciamoli affondare, e assemblee che votano così purtroppo ce ne sono, lì ci sta un'istanza evangelica che dica calma un attimo, torniamo al Vangelo, un po' com'è in Atti 10, avete presente, in casa di Cornelio, cioè Atti 10 riportato in Atti 15, metto lì, poi semmai questo lo discutiamo. Un'esperienza riletta e poi Giacomo rilegge la scrittura sulla base di quell'esperienza. Però prima avevano dibattuto, accaniti Paolo e Barnaba, dicono no, non è così.
Se nessuno dice no, non è così, il sinodo non c'è, c'è soltanto la retorica del consenso. Dunque, il dire ma attenzione, no conciliarismo, no democrazia, no parlamentarismo, perché è di più di così la meta ideale a cui tendiamo. Perché, appunto, come dicevo prima, l'altra obiezione, se no, sarebbe, sì, calmi tutti, non siamo una democrazia parlamentare nella Chiesa, vuol dire che siamo una monarchia assoluta? E direi proprio di no. Cioè, direi che non debba essere così, anche se nel tempo l'idea di Chiesa come società perfetta era una piramide. Papa Francesco ha detto, rovesciamo la piramide. Facciamo anche di più, la leviamo la piramide magari, non per togliere i ruoli, perché c'è sempre necessità di una leadership, ma per togliere l'ossessione del concorso a punti. Ci deve essere qualcuno che è più di un altro tra voi, non così. Allora, ecco alcune esperienze, espressioni antiche che sono citate spesso da Papa Francesco, perché entrano ad esempio in quel bellissimo discorso sui 50 anni del sinodo dei vescovi, e quindi sono ripresi da tutti sempre, ripresi anche nella Commissione Teologica Internazionale. E, allora, questa che apre anche il documento, Chiesa e Sinodo sono sinonimi. È una frase molto bella, è una frase effettivamente patristica, perché è in un commento a un salmo di Giovanni, detto il Crisostomo, bocca d'oro. No. Allora, questo come espressione sta molto vicina alla sinodalità, perché se io dico che Chiesa e Sinodo sono sinonimi, sto sulla sinodalità, non sul singolo evento sinodale, chi è convocato, chi parla, chi non c'è, è così, perché riguarda tutti. Se leggiamo la frase appena un po' più lunga, anche nell'articolo che immagino che abbiate, poi se no vi posso mandare qualche cosa di PDF. Allora, la Chiesa infatti è l'Ecclesia convocata, l'Assemblea convocata per rendere grazie e lode a Dio. Che vi fa venire in mente? Che è convocata per rendere grazie, per Eucharistein, cioè qui l'analogato, l'esempio è l'Eucaristia, la comunità convocata per l'Eucaristia. È una realtà armonica dove tutto si tiene, è sistema, cioè è in sin, in connessione, poiché coloro che la compongono mediante le loro reciproche ordinate relazioni convengono nell'agape e nel homonoia, nel medesimo sentire. No. Allora, questa è una frase molto alta, molto bella, molto importante, è una frase meta, come quella tra voi non è così. Il suo analogato, non dico che non è importante citarla, ma va ricontestualizzata, anche questo porta con sé la storia. Il suo contesto di provenienza è un commento, una predicazione che ha sullo sfondo non il sinodo, ma la sinassi, cioè l'assemblea eucaristica. Allora, c'è anche molto, è stato scritto anche molto, Cettina Militello, Giuseppe Ruggeri, su anche una relazione tra la sinodalità e l'assemblea eucaristica. Io dico, è molto importante, anche perché quel consenso, quel sin, non è soltanto andare tutti d'accordo, ma è un con Cristo, un consenso evangelico, quindi è molto importante. E tuttavia l'assemblea eucaristica che ci raccoglie tutti e tutte, certo ha degli spazi vuoti, perché sappiamo che ci sono
persone che magari potrebbe essere, per le quali potrebbe essere diversamente concepita la scomunione, dico scomunione per non dire proprio scomunica, cioè l'impedimento all'accesso e la prassi della riconciliazione. Potremmo togliere tanti ostacoli in più, però tendenzialmente è la riunione di tutti. Certo, c'è una presidenza, ma la presidenza sta a indicare che è Cristo che presiede la comunità, non è altro, perché altrimenti tra voi non così è già franato e buonanotte. Allora, certamente il riferimento tra sinodo ed eucaristia è, a mio parere, importantissimo, ma sta più sul versante della sinodalità che del sinodo, perché l'assemblea eucaristica ha una sua forma, che è la forma di un'antichissima preghiera centrata sulla Pasqua, su Cristo, sulla storia della salvezza. Non è fatta perché alziamo la mano, prendiamo posizione, adesso parli tu, tu parli 3 minuti, facciamo il verbale. E allora, io credo che bisogna fare attenzione. Questa frase è patristica, sì, ma sta sull'orizzonte, non sulla prassi sinodale da verificare. Senza contare che, e qui parlo a quelli soprattutto tra voi che già hanno studiato Giovanni il Crisostomo, poi dico così perché sono talmente tanti gli autori che ad esempio nei corsi che ho fatto io quest'anno non mi ci ha trovato posto Crisostomo, quindi può darsi anche che stia fuori. Però se c'è qualcuno che la Chiesa l'ha vissuta come violenza su di sé è proprio Giovanni Crisostomo. Quando era patriarca è stato chiamato anche per mediare il rapporto dell'imperatore e l'esercito dell'imperatore, ma non c'è riuscito, insomma hanno dato fuoco a una chiesa nella quale c'erano dentro i goti, cioè di popolazione germanica, con tutte le loro famiglie, li hanno bruciati nella Santa Chiesa di Costantinopoli. E lui, questo di solito abbastanza si sa, ha subito 2 esili, è morto scomunicato in esilio. Questo ha causato anche una presa di distanza di Aquileia e seguito Aquileia anche Roma contro la sede di Costantinopoli. Poi è stata la sua memoria riconciliata e lo chiamiamo San Giovanni Crisostomo. Ma se vogliamo, dovremmo usare il suo testo, dovremmo tenere in tensione, faccio per fare un po' di esercizio sulle fonti, intenzione l'affermazione, il contesto dell'affermazione che è omiletico e riferito all'assemblea liturgica e poi il resto che delle fonti storiche ci restituiscono su Giovanni il Crisostomo. Sì. Allora, quest'altra frase, diciamo, viene prima cronologicamente alla traktoria. Allora dico una cosa della traktoria, che no, non faccio il giochetto che uso fare perché abbiamo poco tempo, perché se no userei dire, ma dov'è, l'avete letta, l'avete studiata la traktoria, l'avete letta tu, cioè non studiata, solo letta. Allora lì vedi che uno si agita così, nessuno la può leggere, perché non è stata conservata. Una forma, solo qualche frasetta, e il suo racconto, è una forma di recezione negativa, come dire non ci è piaciuta, non ci opponiamo ma la lasciamo così. Di cosa si trattava? Questione. Conflitto tra Agostino e i suoi, diciamo, e il gruppo non solo di Pelagio, sono io perché vado troppo vicina, forse. No, non abbiamo capito perché. Non abbiamo capito. È una censura di Agostino, no. Agostino e il gruppo invece che va sotto il nome di Pelagio, ma che ha anche un fronte africano a Susa, che si chiamava Drumetum, e anche un fronte marsigliese e anche un fronte italiano suburbicario, cioè di sotto Roma, capeggiato da Giuliano di Eclano. D'accordo, non d'accordo, d'accordo, non d'accordo,
Zosimo, si sente il nome che è greco, diventa vescovo di Roma, prima ha accolto le ragioni di Pelagio e degli altri, poi dice anche qualche donativo di cavalli africani a Ravenna e comunque sia si convince l'imperatore a condannare, siccome c'è relazione stretta tra in quell'epoca tra la Chiesa e l'imperatore. Alla fine Zosimo si trova con i giochi già fatti e fa una lettera circolare. Circolare si chiama appunto Tractoria. E la manda a tutte le sedi che dipendono da lui, che non sono di tutto il mondo, ma quelle diciamo italiane, e sì, dicendo di sottoscriverla e firmarla, cioè già con un modello discendente, centralizzato. Giuliano di Eclano scrive e insieme a altri 18, poi man mano diminuiscono, verranno poi mandati in esilio, eccetera. Giovanni di Eclano scrive una lettera, questa la abbiamo, è interessantissima, perché dice: tu hai estorto, cioè preso con la forza, la firma ai singoli vescovi nelle rispettive sedi e ci ha impedito di sedere in sinodo. Se avessimo fatto il sinodo, avremmo potuto dire le nostre ragioni. Allora, entrare a discutere tutto questo caso porterebbe lontano. Qualcuno dice sinodi ne avevano fatti in Nord Africa tanti, però per dire, è una frase interessantissima. Tu hai estorto le singole firme, ci ha impedito il sinodo. In sinodo avremmo potuto dire le nostre ragioni. Allora, è un passaggio importante. E questo di Vincenzo di Lerenz, che era un prete e monaco di un'isoletta di fronte a Cannes, però è diventato famoso al di là di sé perché ha fatto un piccolo manualetto che si chiamava Commonitorio, me lo tengo per la mia memoria, e dove, da cui sono state prese alcune frasi, tra cui quella citata spesso anche in questi documenti, che dice che la tradizione cresce e odem sensum e adenque sentenzia, cioè cercando di non stravolgersi. Poi quella che sarebbero i padri della Chiesa, antichità, ortodossia, eccetera. E poi questa frase: quando c'è un conflitto delle interpretazioni, cosa dobbiamo tenere? Cosa è propriamente cattolico? Siamo nel V secolo, per lui la parola cattolico non è estensione confessionale, però dice, la leggo in latino, lo traduco: quello che è stato tenuto quod ubique, quod semper, quod ab omnibus, quello che è stato tenuto sempre, ovunque e da tutti. Capite che questo è un criterio molto largo che va tenuto insieme con quello che il Vaticano II in Unitatis Redintegratio, ad esempio il decreto sull'ecumenismo, dice come gerarchia delle verità. Cos'è che è stato creduto? Questa era una delle frasi amate da John Henry Newman, ad esempio. Cos'è che è stato creduto sempre, ovunque, da tutti? Alla fine scendiamo al nucleo portante del Vangelo, al nucleo portante delle verità di fede, che non sono i piccoli dottrinalismi, ma sono quelle fondanti, perché altrimenti quella che è la tradizione con una T però grande quanto quattro righe, non pensate al documento ecumenico, un tesoro in base di Creta, è una frase di San Paolo, ma anche un documento ecumenico di Domb. E cioè, bisogna distinguere questa grande tradizione che tutti ci accomuna con le piccole tradizioni, che possono essere legittime, ma se in un certo paese c'è l'abitudine di fare legalmente tutto nel bene una certa processione, quella non è una grande tradizione, è legittima, ma mica la devi imporre a tutti. Se una chiesa ha l'abitudine di fare l'adorazione eucaristica e un'altra non tiene la riserva eucaristica, ma sono legittime, mamma mia, manca mica che vogliamo andare a regolamentare. L'importante è non giudicarsi gli uni sugli altri sulla base
di questioni che non sono la grande tradizione, ma sono legittime. Poi avrebbero detto gli antichi, Tertulliano, Ilario, un'antica tradizione può essere anche un vecchio errore. Cioè, bisogna anche avere quel discernimento, che però è nella coscienza, ma è anche sinodale, è anche ecclesiale, per andare a toccare questi nuclei. E poi quest'altra frase, che è appunto quella che ha suscitato anche molti distinguo, l'ha usata il Papa, questa frase, la dico lì, c'è scritta in latino, quod omnes tangit ab omnibus tractari ed approvari debet. Quello che riguarda tutti deve essere discusso ed approvato da tutti. È entrata anche nel codice di diritto canonico, anche in questo recente, ma non riguarda nel codice tutta la comunità, riguarda le associazioni tipo le congregazioni religiose, vorrebbe dire nel capitolo se ci sono dei cambiamenti, poi voi lo saprete meglio perché vi riguarderà, immagino anche voi. E compare un antico detto, compare in una legge di Giustiniano e poi viene usato soprattutto, è tradizionale, viene usato soprattutto per ambiti circoscritti. Ma Papa Francesco lo utilizza avulso vuol dire separato, staccato da quell'uso, come una questione generale, è anche abbastanza in linea, ma lo vedrete meglio e con più competenza, penso, con Riccardo Batocchio, anche nel cambiamento episcopale comunio che diciamo interrompe un po', vorrebbe interrompere una pratica del sinodo top down, quella che abbiamo detto gregoriana, non proprio per un bottom up, ma perlomeno per una circolarità di processi. Usandolo in assoluto, la commissione teologica hanno detto mamma aiuto, no ma attenzione, ma va usato con cautela, perché capite che una questione così è anche sensata, è anche importante, perché se non c'è più giudeo né greco, non c'è più uomo e donna, quello che tutti ci riguarda dovrebbe essere da tutti portato a parola. Ovviamente siamo tanti, è bene che siamo tanti, è bello. Non è che nel sinodo tante teste, tante opinioni. Il sinodo è regolato, deve avere dei processi anche per cui c'è qualcuno che prende la parola. E non è detto che quello che tutti ci riguarda, adesso ormai continuo con l'esempio delle donne, non è detto che quello che riguarda le donne sia un problema delle donne. Anche, e perché no? Cioè, esistiamo. Ma è anche un problema degli uomini, è un problema della Chiesa tutta. È quello che riguarda la teologia o le prese di parola o le forme ecclesiali non occidentali, non è una cosa che riguarda le chiese dell'Asia, per dire, riguarda tutta la Chiesa. Che cosa facciamo? I corporativismi? È chiaro che dove c'è la ferita, dove c'è l'interesse, c'è un particolare movimento di chiesa di parola, di presa di parola. Ma ecco che è importante che la comunità tutta, chiesa e sinodo, come sinodos, quindi la sinodalità, anche nelle forme istituite, regolamentate e, please, verificate, accountability, e abbia la cura di lasciarsi ferire dalle parole degli altri. E qui vi faccio un esempio che prima ho solo toccato, chi ha studiato da un qualche anno in su l'ha conosciuto di sicuro, gli altri lo conosceranno. E torno in questo alla questione delle persecuzioni per editto del III secolo, decio e a seguire. Per editto vuol dire tendenzialmente valgono in tutto l'impero. Cosa succede? Che il numero della comunità è aumentato, ci sono tanti che e uno si è preso il certificato, e uno ha buttato 3 grani di incenso, e uno ha sacrificato proprio, insomma, hanno cercato di scampare la vita, ma vengono tutti catalogati come lapsi, scivolati, cioè sono fuori, automaticamente diciamo così, scomunicati. Ma molti
vogliono rientrare. I rigoristi Novaziano e compagnia no, magari non sono negativi negativi, ma magari dicono: che vi posso fare? Noi non ce l'abbiamo uno strumento, abbiamo solo il battesimo. Siete già battezzati e il battesimo per il perdono dei peccati, già sta, è finito. Ma questi portano ragioni, istanze, l'antica tradizione dei martiri e dei confessori che erano per la riconciliazione. Cosa succede? Modello sinodale, a mio parere, tuttora in corso per tante cose. La comunità si lascia toccare, ferire dalla loro ferita, e questa ferita non è lassismo, come direbbero i rigoristi, che infatti vanno all'angolo, ma è criterio ermeneutico. Con la base di quella ferita dicono: ma che stupidi siamo stati! E a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, ma perché l'abbiamo limitato al battesimo? Tanto è vero che se andate a vedere i prenotanda della penitenza anche attuale, cioè la premessa che è nel rito del sacramento della penitenza e anche nella nostra prassi, voi trovate la pecorina perduta, il padre del figlio il prodigo, trovate Giovanni 20, applicati alla penitenza, cioè la riconciliazione nell'antichità era del peccato grave e dopo il battesimo. Che erano l'apostasia, cioè aver sacrificato, prevalentemente, poi non è una regola così fissa, ma l'apostasia, l'uccisione e la strage, qua sulle stragi, cioè, ma abbiamo riconciliato, abbiamo benedetto i cannoni, però purificazione della memoria. Non è che tutto quello che abbiamo fatto va bene come l'abbiamo fatto, colonizzato, schiavizzato, non si sa che cosa non abbiamo fatto. Anche noi chiediamo perdono per questo, ma lì abbiamo avuto un occhio un po' morbido a riconciliare. E poi l'adulterio, che erano di solito nell'antichità le seconde nozze dei divorziati. Si sono lasciati, la comunità si è lasciata ferire e ha capito meglio alcune pagine di Vangelo che aveva, ma è come se avessero detto: ma che stupidi, ma perché l'abbiamo interpretata solo con il battesimo? E dunque hanno inventato un rito che non c'era. Come dice un mio collega Giuseppe Laiti, la penitenza è un sacramento sempre in crisi, perché è il sacramento della crisi dei credenti. Nel mondo antico si poteva anche non accedere neanche una volta, perché era riservata solo ai casi gravi, e quindi poi cambiato il Laterano, IV, insomma sappiamo la storia. Però non soltanto hanno avuto, ci sono anche gli sinodi e lettere sinodali, quindi rientra nel caso della sinodalità, si sono lasciati ferire dalla domanda, quindi non era solo il problema di chi sedeva in sinodo, ma quello che sedeva in sinodo ha portato la parola di quelli che erano fuori e dicevano: ma perché? Vi prego, chiedo perdono, posso rientrare? E è servito a dare una nuova luce ai passi del Vangelo. Certamente, come dice il Vangelo, il quarto Vangelo, molte altre cose ho da dirvi, ma per adesso non potete portarle il peso. Paraclito vi guiderà. Ma anche lì su qualcosa lo usiamo, su qualcosa no. Però ha portato una nuova luce dei passi, una comprensione più alta e un cambio strutturale, fino ad avere un sacramento che non esisteva. Questa è la storia, non ci dice che cosa oggi dobbiamo fare, ma ci dice che nel passato hanno avuto tanto coraggio, come quando, lì non abbiamo i sinodi perché Eusebio non ce li ha riportati, come quando hanno configurato, diciamo, il canone delle scritture basato, direbbe Ireneo, sull'Evangelo quadriforme. Io sono convinta, forse voi, io no, non avrei il coraggio di farlo oggi. Quattro Vangeli che si contraddicono, si ripetono, e lì dipende dalle culture. Forse Ambrosiana, forse non vorrebbero neanche si ripetesse, Ma comunque
si contraddicono, ma Gesù quante volte ci è andato da adulto a Gerusalemme? Una, come dice Luca, tre, come dice Giovanni, chi c'era sotto la croce? Beh, le donne di sicuro, ma i nomi cambiano. Cioè, non avremmo oggi quel coraggio, ma hanno questa forza. Il canone delle scritture è un evento sinodale, perché le sue differenze vengono nell'unità e affermano che la realtà di Gesù Cristo eccede perfino la sua testimonianza. Ma sto un po' uscendo dalla storia, ma per dire, quello che tutti riguarda, da tutti deve essere trattato, è chiaro che non si può estendere all'infinito, però usato in forma assoluta, anche se ha una storia limitata a contesti precisi, c'è la slide, ma sono cose che in parte ho detto, che adesso riprendo andando a concludere. E usato, dicevo, quello che tutti riguarda, da tutti deve essere approvato, sta tra la documentabilità di eventi che si sono svolti abbastanza così e la meta, il profilo. È chiaro che non vuol dire, ma perché non sarebbe possibile per il numero? Qua ancora siamo un numero oggi abbastanza circoscrivibile, pure con difficoltà di parola libera in assemblea, dovremmo un minimo strutturarla, fare i gruppi, non lo so, cose, per ipotesi, dovessimo arrivare non a discutere ma a una decisione particolare e dovremmo fare così, però si potrebbe, ma la Chiesa Cattolica è troppo grande per fare una cosa così. Allora c'è una certa attenzione dei processi di rappresentanza, anche comunicativi, dove però chi parla è chiamato certamente a dire dove vede bello e dove sente male, ma anche a lasciarsi ferire dalle domande che vengono dall'esterno. Pensiamo alla disciplina del secondo matrimonio, pensiamo alla pastorale LGBT, pensiamo tante delle questioni che sono a bussare. E che certo in qualche misura vediamo la Chiesa tedesca, il Sinodalweg, il cammino sinodale della Chiesa tedesca, sono portati avanti, pensiamo agli abusi e lascio stare, abbiamo già capito. Allora, quindi vengo a concludere che anche nella storia c'è sempre un profilo ecclesiologico, perché neanche i pali sono soltanto dati bruti, non lo sono per come è redatto il documento, non lo sono perché noi li leggiamo anche in questo sistema. Ecco, la figura complessiva della comunità ecclesiale ha sviluppo pratico, nel senso della teologia pratica, cioè si rintraccia nell'insieme delle idee e degli eventi. Voglio dire, non si può fare una storia dei sinodi dicendo solo quanti erano e chi ha pagato il sinodo, l'imperatore molte volte qualcosa dice, sarà importante anche capire perché si sono trovati e di cosa hanno parlato. Corriamo un po' il rischio, anche se nell'insegnamento cerchiamo di limitarlo, di fare da una parte una storia delle idee, una Dokumentgeschichte, dall'altra parte soltanto una storia dei dati, quanti erano. La figura pratica chiede di tenerle insieme. E quindi chiede di rintracciare anche i modelli che stanno dietro il documento che stiamo leggendo e i pali e anche nella narrazione. Allora, alcuni dei modelli che abbiamo visto, modello discepolato di uguali, famosa frase di Elizabeth Schuster Fiorenza, che interpreta tra voi non così e quindi quell'idea della comunità, però in veloce transizione. E possiamo vedere, ma lo riprenderemo, li cito soltanto appunto Atti 1 o Atti 15. Modello cipriano, molto mediamente, sanamente ecclesiale nella questione della penitenza, un po' chiusetto, ecclesiocentrico, quando confligge con Stefano di Roma sul cosiddetto battesimo degli eretici.
e soprattutto modello cipriano, cioè quello di una rappresentanza, la collegialità episcopale, potrei dire la comunità dei sinodali, anche fossero laici e donne, sempre una rappresentanza sono, come quel modello di rappresentanza sta secondo criteri di esercizio del suo ministero, cioè come quel modello di rappresentanza tiene le ragioni più possibile aperte. Modello Eusebio, io farò questa storia parlandovi della successione dei vescovi, io farò questa storia parlandovi delle profetesse. Se io dichiaro già un modello stretto senza metterlo insieme alle ragioni comuni, faccio sempre una storia parziale. È importante che se non riusciamo a ricostruire altri filoni, almeno sappiamo che abbiamo una parte e non il tutto. Se io vi faccio una foto solo alle due file centrali, mica è sbagliata la foto, è vera, però è parziale. Ce ne sono delle altre. E poi, sono stata molto veloce, certamente sul secondo millennio, però il decreto di Graziano, questo padre degli antichi scritti canonici, giurista, e porta a parola un'espressione che peraltro era di Eusebio, ma comunque la fa diventare diritto, si cita sempre, quando dice «Duo sunt genera Christianorum». Due sono i tipi di cristiani, i chierici e i laici. E siamo ancora qua dal Vaticano II, ma con molte istanze di contronarrazione in mezzo che cerchiamo di rovesciare questa cosa. E chiudo, due minuti o due, tre, sì, chiudo, con un'immagine che è un'immagine che si trova a Santa Maria in Trastevere, un affresco di Pasquale Cati. Adesso appunto siamo troppi, non abbiamo troppo tempo, no? Non è che ci possiamo fare laboratorio, però anche qui sarebbe interessante dire uno che cosa vede, perché ci sono due piani. Allora, dietro ha rappresentato il Concilio di Trento, con anche il Papa seduto, non c'era alle sessioni, diciamo, è già una rappresentazione ideale. Davanti uno dice, ci ha messo, anche la storia dell'affresco sarebbe interessante perché l'ha commissionato un vescovo, Marcus Altemps, per in memoria del nipote, che suo figlio naturale, che era stato condannato a morte per abusi. Insomma, c'è dietro una storia non da poco, però al di là di questo l'ha commissionato in questa cappella. E uno dice, ci ha messo davanti una chiesa di donne, l'ecclesia delle donne di Sciusse e Fiorenza, ce n'è perfino una vestita da papa con la tiara. Allora, questo ha una spiegazione che è stata tramandata. Allora, quello dietro sarebbe il Concilio di Trento, sì, un po' un buietto, un po' in distanzina, ma il Concilio di Trento, una delle sessioni riportata per sintetico. E quelle davanti, le donne, sarebbero figure simboliche, e quella tutte un po' discinte, quella che dà il latte e la carità, insomma tutte queste cose così, quella nera è l'eresia e quella con la tiara papale e sarebbe l'ortodossia che uccide l'eresia. Allora, qua volendo si potrebbe, lo lascio solo così anche evocativo, si potrebbe lavorare molto. Perché uno che va a vedere l'affresco e non lo sa, può pensare a tante altre cose. Il mondo della vita che preme, il mondo... Ecco, però, diciamo, è un esempio per dire come anche un documento dice molto, ma chiede una sua spiegazione, chiede una sua lettura e anche una contronarrazione. Basta. Grazie molto, penso che appunto siamo entrati in una maniera abbastanza approfondita nella storia e nella teologia della sinodalità e dei sinodi, che abbiamo avuto insomma qualche assaggio, ecco, che ci può poi aiutare anche ad approfondire sia a scuola che nel dibattito dell'ultima ora, ma poi anche nei mesi prossimi questo tema.
Adesso noi abbiamo una mezz'ora di pausa, poco meno, c'è la merenda a disposizione, ci sono i caffè, ci troviamo qui puntuali alle 11:30, cioè alle 11:30 vuol dire che cominciamo, siamo già dentro in classe, non vuol dire che cominciamo a rientrare, alle 11:30 vuol dire che siamo già qui per il dibattito, preparate queste domande, cioè che siano preparate, poi insomma ci vedremo. Buon break, buon riposo. Va bene, andiamo. Vuoi prendere un po' d'acqua?
Bene, sono le 11:30 e riprendiamo le conferenze accademiche. Questa è la terza parte della mattinata, quella dedicata al dibattito, cioè, o anche più semplicemente alle domande che noi formuliamo e alle risposte che la nostra professoressa Cristina Simonelli darà. Allora, procediamo così. Ci sono già due domande che sono arrivate in realtà, una domanda in due parti che sono arrivate online perché siamo seguiti da alcuni amici online, da una nostra studentessa Paola Rigamonti. Io leggerò queste due domande alla professoressa Simonelli, però poi aggiungiamo altre due domande qui dall'aula. Per cui faremo, e poi quando lei avrà finito procederemo ancora così, raccoglieremo due, tre o quattro domande e poi Cristina risponderà a queste domande. Mi sono spiegato? Per cui prima adesso leggo quelle di Paola, poi do la parola a voi per le vostre domande. Mi raccomando, è importante che ci siano delle domande che vengono. Allora, la professoressa diceva che il modello sinodale comporta che la Chiesa si lasci ferire dalla ferita di coloro che sono feriti e dalle domande che vengono dall'esterno o dall'interno, aggiungo io, cioè colei che fa questa domanda. Come ci si sta interrogando, ad esempio, circa quello che Papa Francesco definisce l'emorragia che interessa la vita della Chiesa e che vede l'abbandono di uomini e donne appartenenti agli istituti di vita consacrata e alla società di vita apostolica o appartenenti al clero diocesano? Questa è la prima domanda. Anche ieri in un convegno che è stato fatto nel convegno della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale si è molto parlato di questo esodo silenzioso o rumoroso dalla Chiesa, non soltanto dei religiosi ma anche dei fedeli, insomma, dei battezzati, uomini e donne che non aderiscono più alla vita ecclesiale. La seconda domanda è, lei ha affermato, la Chiesa antica aveva molto coraggio. Cosa frena oggi la Chiesa in cui viviamo, meglio la Chiesa che noi siamo, e spaventa così che non c'è questo coraggio che aveva, diciamo così, la Chiesa delle origini? Ecco, queste sono le domande, sono in realtà una domanda in due parti. C'è qualcuno di voi? È il professor Manco, vengo col microfono. Posso anche farmi almeno? Cioè. Sì. Ma veramente? Due microfoni. Ma canta, sì. Il signore l'altro incorporato. Miracoloso, prego. Tutto dono di Dio. Allora, la mia domanda va in questo senso, la ringrazio tantissimo, spero non appaia captatio benevolenze quello che le dico adesso, no? Perché lei ci ha fornito non solo una metodologia di approccio alla questione sinodale, ma anche un riferimento alle fonti che generalmente, quando si studia non solo la patrologia, la storia della Chiesa, ma anche la teologia dogmatica, le fonti vengono considerate come normative in assoluto nel passato. Adesso io mi chiedevo tra me e me, quando lei faceva riferimento anche allo studioso Luciano Canfora, tra l'altro c'è un libro proprio suo in questi giorni, La crisi della democrazia, è paradigmatico e provvidenziale che mentre la democrazia è un concetto in crisi nel mondo, la Chiesa nello Spirito Santo, Papa Francesco in questo spirito convoca una sinodalità che non vuole riferirsi a un modello normativo del passato, ma a partire da quelle fonti, come lei diceva, riproporre un modello nell'attualità di oggi che è, come lei ci ha detto, il poliedro e l'ascoltarsi e il camminare insieme. Allora io mi chiedo, la domanda è questa, rapporto tra la questione della sinodalità e la democrazia in crisi e quanto anche i modelli esterni alla Chiesa possono servire oggi per confermare quel modello di sinodalità che è il modello di Chiesa di tutti i tempi, che è la Chiesa delle origini, ma è la Chiesa dello Spirito Santo di oggi verso il futuro. Grazie.
vogliamo un'altra domanda? Sì, io vorrei fare la domanda su come l'idea del processo di comunicazione, come vengono redatte tutte le conclusioni dei sinodi. Io vorrei fare la domanda perché abbiamo visto che anche nella storia alcuni sinodi sono convocati dall'imperatore e diciamo che lui vuole, quando convoca o dà la proposta di convocare un sinodo, perché lui vuole una conclusione, cioè possiamo dire che ha già una idea di come deve finire. Quindi vorrei sapere se il verbale o la redazione finale non preesiste già nella convocazione del sinodo, cioè, che vuol dire ha già una idea di come deve finire, che dice allora io vorrei, o se andiamo a parlare della divinità di Cristo, vogliamo concludere che Cristo è uomo e Dio. Quindi alla convocazione non abbiamo già una idea della conclusione del sinodo, la domanda. Poi abbiamo detto anche che il modello sinodale, abbiamo detto che questo modello è una chiesa nella chiesa, sì. E poi abbiamo visto che da Paolo stesso si insiste sulla sinodalità, che la chiesa, anche dal Vaticano II, adesso andiamo dal basso per arrivare all'alto. Io dico che anche questo sì, è vero che sono anche sempre i vescovi che si riuniscono, le conferenze episcopali che si riuniscono, poi fanno delle proposte. Io sto dicendo, mi chiedo se non è ancora un modello di scala o di piramide in forma locale. Bene, ottime domande. Sì, vado perché, cioè, grazie intanto a vicini, lontani, lontane, e intanto sì. Le domande sono sempre anche segno, come dire, di interazione, ma anche di ascolto. Spero di dire delle cose sensate, perché io ho tirato alcune linee, appunto anche metodologiche, le vostre domande puntano anche molto più alto, vedo. Allora, cerco di andare nell'ordine con cui mi sono state poste. L'esodo e l'emorragia, Padre Gianni allargava ieri, anche quello si può vedere su YouTube, c'è stato il convegno, anche, diciamo, era anche su tracce europee, nella Facoltà Teologica a Milano, a base anche di statistiche, in Europa occidentale, un grande numero di persone che nell'arco di 20 anni passano da una appartenenza, soprattutto era cattolica, ma non solo, a nessuna religione. Allora, certamente l'aspetto che diceva Padre Gianni è molto più largo e riguarda tanti aspetti che adesso non saprei neanche trattare. Certo, dovremmo tenerne conto. Quello che potrebbe essere sbagliato sarebbe pensare come se fossimo tantissimi e invece in realtà ci troviamo in una forma di minoranza. E tuttavia questo, anche a macro fenomeni, può essere dovuto a un sistema, felicemente aggiungo io, pluralistico, di un mondo molto mescolato, che fa entrare in relazione sistemi religiosi, etici e ideologici molto diversi, e quindi si passa da un'unità
che in parte era reale, fatta di pratiche, ma in parte era anche un po' coatta, ha forme molto diversificate. Del resto, molti di voi sanno bene che si può essere cristiani anche in contesti in cui il cristianesimo è minoritario. Nel mio piccolo sono toscana e dunque sono tanti decenni che il cattolicesimo non è maggioritario. In quel caso la domanda, secondo me, è uno, interpretare con un occhio ai dati, due, come essere minoranza, perché si può essere una minoranza benedicente e si può essere una minoranza apologetica, arroccata. Questo è anche un tema del sinodo, secondo me, molto importante. La domanda di Paola, legata a sì, effettivamente un intervento che ho sentito, mi sembra anche recente, di Papa Francesco, si basa invece su un'altra forma di minorizzazione progressiva, cioè quello che riguarda la vita consacrata e il clero. Mi permetto di dividerla in due, così apri, abbiamo una serie infinita, ma spero di non prendere troppo tempo, di dividerla in due. Separerei la questione del clero dalla questione della vita consacrata. Come diceva l'abate di Camaldoli, Benedetto Calati, rilevando nella storia, noi nella storia di Occidente abbiamo monasticizzato il clero e clericalizzato il monachesimo maschile. E questo non è buono. Se rimaniamo sulla questione del clero, cioè dei ministri ordinati, quello è proprio un punto. Il sinodo di Germania lo sta portando avanti con molta più forza di quello che non avvenga in Italia. C'è una storia complessa del sinodo italiano. Cioè, non è sensato solo lavorare sul numero, ma lavoriamo sul modello. Ma perché dove sta scritto che nella prima lettera a Timoteo si dice che il vescovo si è sposato una volta sola? E noi, non importa che ci sia scritto nella Bibbia, lì proprio di qui non è passato. Abbiamo, non la stima è buona, la stima per il clero celibe, però è solo l'unico modello? Solo maschile? E le diacone? Abbiamo nella scrittura e le fonti dei riti di ordinazione delle diacone, perché ci ostiniamo a dire che no? Cioè, voglio dire, per parlare della crisi del clero, certamente è una cosa seria, certamente è serissimo, drammatico, se non cambiamo la pastorale, e la pastorale è basata sempre sul clero, se ne abbiamo cinque bei giovanotti celibi, a quei cinque dobbiamo far fare il lavoro di 300 per ucciderli subito? Non credo che... Allora, se non muoviamo i modelli, è chiaro che lì è una cosa drammatica, comunque va cambiata. Però io dico, ma non sta scritto neanche nella scrittura che debba essere così. Ci sono i profeti e le profetesse, ci sono i diaconi, le diacone, cioè c'è il clero celibe e c'è il clero sposato. E poniamoci anche queste questioni, perché se non ce le poniamo, lì sta l'altra parte della domanda. Perché cos'è, diceva Madeleine Delbrey, cos'è che ci ha fatto così timidi? Lì c'è molto da lavorare, però dopo vediamo un attimo. Invece per la vita consacrata, effettivamente anche lì è una questione intanto delicata, perché in molti casi, se non parliamo solo che siano meno, ma parliamo delle uscite, portano con sé dei drammi di vita personali, delle difficoltà, delle sofferenze, delle ferite, come diceva quella persona che ha chiesto, che sono molto importanti, molto, e che non andrebbero sottovalutate. E lì non lo so, nel senso che è difficile parlare di altri a partire da io sono laica. Però effettivamente, con l'occhio della storia, posso dire che ci sono state tante forme diverse, perché la Chiesa orientale ha solo il monachesimo basiliano, la Chiesa occidentale ha avuto delle forme monastiche, che poi sono state quelle femminili, claustrate. Ma non è questione se uno vuole stare in clausura, è che io ti claustro a forza, è come i quartieri chiusi
e de tutta la regione mediterranea. E allora cosa succede? Nascono movimenti terzi ordini, nascono sorelle itineranti, nascono le orsoline come modo di vita nel cuore della controriforma, diciamo, nascono come i beghinaggi, nascono e dopo un po' tacchete, richiudili. Cioè, e però ne nascono degli altri, nascono società di vita apostolica, nascono istituti secolari, nascono tante forme anche di vita laicale, libera, diciamo. Allora, lì ci sarebbe effettivamente, stiamo anche per pubblicare un libro, ma al momento lasciamolo sospeso, ci sarebbe veramente da fare un grande lavoro, perché alcune delle persone che escono, escono perché la forma che hanno trovato non la trovano rispettosa della loro vita o della realtà. Abbiamo tante socie anche del coordinamento delle teologhe che chiedono: ma convochiamoci a parlarne. Purtroppo io resisto un po', perché dico: bisogna che prendiate voi l'iniziativa, se no facciamo come gli uomini che parlano delle donne, le laiche che parlano delle suore. A me non sembra buono questo, mi sembra che ci va un'autorizzazione, ma per una presa di parola. A volte il problema è personale, a volte è un problema di strutture che hanno immagazzinato una forma gerarchizzata, fortissima, e che non tiene più con la nostra. Però effettivamente, torno a dire, e mi leggo così alla domanda anche sul coraggio, e certamente ci va l'ascolto delle situazioni, la presa in carico, però molte volte uno non le vede se non c'è qualche altro che gliele fa vedere. Allora, io credo che chi sta facendo un'assemblea, come adesso fossimo qua noi, è giusto che ponga la questione, la cosa in modo tale che la domanda gli possa arrivare, che la persona si senta effettivamente autorizzata, perché se io vi dico: parlate, fate una domanda ognuna, ma ogni risposta la tengo di 20 minuti, già io non vi autorizzo a farle, no? Per cui certamente c'è un problema di struttura che dia la parola e la riconosca effettivamente e la protegga, perché non è vero che nella Chiesa Cattolica non ci sono più censure, potrei fare una lista enorme, esistono ancora. E allora, se io ti do la parola, io ti devo proteggere. Ma non perché non voglio che tu prenda il coraggio per te, perché so che non tutte le parole possono avere pari spazio di libertà. Allora, da una parte c'è questa, dall'altra, io è vero che ho detto che la Chiesa ha avuto un grande coraggio, parlavo del canone, della formazione del canone, perché non mi riconoscevo subito dopo, ho capito a che si riferiva a questo. Non proprio in tutti i fatti la Chiesa ha avuto tantissimo coraggio, a volte sì, a volte no, perché sono stati gli antichi come noi, adesso sì, adesso no, non su tutto. E su alcune cose ne hanno avuto un grande coraggio, l'hanno anche pagato a volte hanno pagato la sottomissione al potere con un sfacelo, un fallimento dal punto di vista evangelico, cioè azione corrisponde a una reazione. E però, al di là di cosa hanno fatto nel passato, cosa possiamo fare noi adesso? Credo che sia una cosa dove c'entra molto la sinodalità come comunione e come reciproco stimarsi, autorizzarsi. Com'è che dice? Non solo tollerarsi, com'è che dice una delle forme del matrimonio? Prometto di amarti e onorarti. Devo dare la stima, quando do la parola devo avere stima e consentirlo reciprocamente, perché solo così diciamo il coordinamento delle teologhe è nato anche in questo senso, senza escludere, ma chi non è un obbligo di tesseramento è un catalizzatore, cioè come dire, dare, perché la forza, Don Abbondio secondo Manzoni diceva: il coraggio uno se l'ha non se lo può dare. È vero, ci sono anche delle caratteristiche personali, ma ci sono anche delle caratteristiche che sono educate reciprocamente, autorizzandoci.
E una cosa che mediamente nella Chiesa Cattolica poco abbiamo seguito è una etica della parola franca. Tant'è vero che in certe zone più che in altre si pratica una forma di autocensura. Cioè, le cose non è che le diciamo, non le diciamo perché già sentiamo che non saranno gradite. Questo è una non etica sinodale, E io credo che su questo, nella formazione, ma anche nella relazione tra noi, ci possiamo aiutare. Non aiutarci a prendere una parola io, narcisistica, di voler tenere la scena. Aiutarci ad avere il coraggio delle opinioni, che vuole anche dire sapere che se sei in minoranza, o che hai sbagliato o che vedevi una cosa che avverrà in futuro, però puoi anche accettare che la tua posizione l'hai detta e non sia andata, ecco. Diciamo, certo, potrei anche dire delle cose anche più importanti. Poi un'altra domanda, ho cominciato a segnarle a un certo punto, mi ripete. La seconda domanda è quella di Gianni Manco sui modelli che noi possiamo acquisire oggi per... rapporto tra sinodalità e democrazia. Grazie, mi è tornato. Perché appunto il richiamo che poi si legava appunto nella mia testa anche a quella domanda è allo Spirito Santo o al Vangelo è estremamente importante, ma come ben sappiamo lo Spirito non ci espropria, è lo Spirito... noi diciamo che ci anima, ci guida al Vangelo, ma ci va un discernimento degli spiriti che è anche collettivo. Non è che a me mi viene un'idea e dico prego un attimo e poi dico me l'ha detto lo Spirito Santo, ma se te l'ha detto lo Spirito Santo, come certe cose me l'ha detto Dio, e vabbè, se a te te l'ha detto Dio, beato te, però cioè, e dunque è tanto importante questo tema anche sulla presa di parola quanto rischioso maneggiare con cura. Non appropriamoci del nome di Dio, no? Questo che viene da tante parti. Rispetto quindi da qua alla nostra più alta istanza, perché evangelica e sinodale e i modelli, a venire a un modello democratico quando la democrazia è in crisi. Io penso, torno a dire, a ripetere quello che dicevo, no? Cioè è non auspicabile, in crisi forse no, ma anche non auspicabile una gestione dall'alto, una gestione tirannica. Quindi diciamo forse un sistema democratico è più simile all'idea dell'assemblea delle e dei credenti di uno soltanto imperiale o dittatoriale. Resta il fatto che è vero, perché in crisi la forma, forse non il desiderio, qualche volta c'è anche l'indifferenza, l'individualismo, però è la forma della democrazia partecipativa, è rappresentativa, e effettivamente troviamo ad esempio, lancio così, nel tempo è stato studiato l'impero antico come il luogo in cui sono sviluppati i comuni. Allora ci sono delle forme più prossime che consentono maggiore dinamicità che poi sono protette da una forma più larga. Io non lo saprei la risposta, però dico che certamente tutte le forme di governo poi vanno a impattare, Laudato Si spiega bene per tutti la connessione dei fenomeni, con esportiamo la democrazia con le armi. Allora c'è una retorica che è anche di falsità, che è bene, ecco. Però credo che l'istanza forse più vicina è quella, virgolette, democratica, ovviamente curata nella retorica, curata nel difetto e, come suggeriva, se capisco bene, messa in relazione con appunto il modello ideale, perché il modello ideale, in questo hanno ragione, non è semplicemente trovare la maggioranza, ma fare in modo che il consenso sia un andare su un senso evangelico, possibilmente cercando di rispettare. E poi io direi un'altra cosa che magari non ho saputo del tutto rispondere alla sua domanda, però direi anche un'altra cosa, cioè una cosa che a me pare importante
è sapere che nella politica, come nel sinodo, nella chiesa, perché noi non siamo la chiesa, non siamo il regno, siamo solo questa chiesa qua, viviamo un regime del penultimo. Cioè noi non riusciamo, e non è il nostro statuto, fare il regno in terra. Non siamo alla cerchiamo una soluzione che sia nel regime del penultimo, cioè anche del bene possibile, direbbe Amoris Laetitia, del bene possibile. E certamente non abbiamo mai fatto tutto il bene, però uno degli errori, mi sembra, è quando confondiamo quel bene possibile che abbiamo fatto con tutto il bene, e ancora una volta lo timbriamo Dio, e lì è uno sfracello, perché poi avrà mille pecche, perché se noi decidiamo come fare le domande oggi, cerchiamo di fare quello che abbiamo potuto per rispettare. Se dicessimo che questo è il modello, già avremmo, ecco, le tue domande. Non è che c'è già compresa la risposta nella convocazione. Tu hai fatto l'esempio dei sinodi imperiali, ma sarebbe ancora più subdolo farlo sui sinodi ecclesiastici, perché l'imperatore forse voleva solo che si mettessero insieme e smettessero di frantumare, diciamo, la recente unità ritrovata. È molto più delicato quando nella convocazione ecclesiastica c'è già la domanda. E lo metterei insieme con l'altra cosa che condivido assolutamente, dire di passare da top down a bottom up non cambia la piramide. Penso che sia molto vero, siano molto vere i due pericoli. Penso anche che dal punto di vista della realizzazione, saperli, conoscerli, è già una parte della questione, anche se non del tutto si riescono a togliere. Certamente abbiamo con quel sistema che dicevo, gregoriano e del Concilio di Trento, avevano i loro motivi storici, per carità, però centralizzato e a cascata è chiarissimo. Questi sono i decreti, facciamo il sinodo perché tutti li dovete applicare. È anche vero che abbiamo conosciuto anche assemblee, anche sinodali locali, anche post Vaticano II, o convegni ecclesiali, dove l'impressione che le cose fossero già decise certamente ti veniva. Allora, da una parte un canovaccio un po' serve, perché il canovaccio va il canovaccio va un po' strutturato, va un po' aiutato, e sarà, credo, attenzione anche di chi partecipa, provare a mandare più cose. Ad esempio, io trovo che già l'uso del computer, dell'online, che per carità non è che sia la soluzione, però già il doppio sinodo sulla famiglia ha avuto una serie di interventi arrivati nell'online che hanno dato una partecipazione molto più larga. Dopo, io in un sinodo diocesano di Verona in cui avevo partecipato nella presidenza, avevo concordato, diciamo, poi il compito che ho fatto fra gli altri, di fare attenzione a chi non c'era, cioè di provare a riportare persone o opinioni che di solito non c'erano. E certamente il sistema che viene dal basso e poi decide un altro non va bene neanche quello. Io voglio sperare che il senso di Episcopalis Communio e di questa nuova convocazione, che poi chiede soggetti che la facciano, però e possa essere non solo la messa in discussione del top down, ma anche del bottom up. E anche, non sarei del parere, uno vale uno, uno vale uno, e anche uno vale due dal punto di vista del valore personale. Dal punto di vista della mediazione, serve qualcuno anche formato che tenga gli snodi, a mio parere, e che si informi sulle procedure e sugli snodi. Ecco, però credo che le due cose che tu dici, al di là dei sinodi antichi, della cristologia,
diciamo, si trovano anche delle novità, o delle novità che sono nei sinodi antichi, che sono avvenute fuori dal sinodo. Ad esempio, faccio ancora un esempio della cristologia, il risultato, io penso, più forte di Efeso del 431 è la formula di unione del 433, che è fuori sinodo e che ha tenuto conto delle parole di Alessandria, delle parole di Antiochia, e ha fatto un testo che è anche alla base poi di parte di Calcedonia. Cioè, ci sono anche delle cose che afferiscono. E dico un'altra cosa, poi vi lascio, faccio subito le altre domande, e riprendo una cosa degli Atti, che c'entra anche con queste cose, sia quelle che sono state chieste a distanza che queste. E questo Atti 15, il dibattito si è fatto con soluzioni penultime, perché tre quarti neanche proprio le consideriamo più, ma si è fatto perché quando sono arrivati quelli da parte di Giacomo, o comunque che dicevano di venire da Gerusalemme ad Antiochia, non si fa così, voi vi siete troppo aperti. Ah, ok, grazie, non lo facciamo più. Non sarebbe stato niente, e se non c'è tra voi qualcuno che è effettivamente di etnia ebraica, no, non ci saremmo nessuno di noi. Ma Paolo e Barnaba si opponevano e discutevano e dicevano no, se non troviamo questo modo di opporsi nella pace, ma anche nella decisione, non si fa più il sinodo. Non so. Bene, altre domande? Grazie. Vai, vai, in fondo. Alzati. Sarò più breve. Io mi chiamo Patrick. La mia domanda riguarda proprio il sinodo, no? Cioè, secondo me magari è una ignoranza, però voglio esprimerlo. Cioè, ho capito con la presentazione che lei ha fatto oggi, che quando si trattava del sinodo era per risolvere magari un problema. Quindi la mia domanda è, non si può pensare a un sinodo preventivo e non soltanto curativo, no? Cioè, sia possibile pensare a un sinodo preventivo e non curativo, quando, cioè, fare un sinodo quando c'è un problema, ma per pensare magari a quello, leggendo, partendo della lettura curativa dei segni dei tempi, no? Come si dice sempre, che bisogna avere questa lettura dei segni dei tempi. Quindi io, secondo me, non si può pensare a un sinodo preventivo e non soltanto curativo oggi. E la seconda cosa, come organizzarlo, se possibile, o come realizzarlo nel nostro oggi. Grazie. Benedito. Buongiorno professoressa, mi chiamo Benedito Giunti, sono brasiliano. E vorrei sapere qual sarebbe la differenza in modo specifico tra un sinodo e un'assemblea ecclesiale, visto che si stanno istituendo l'assemblea ecclesiale dell'America America Latina, ecco, come un modo di ascoltare e farsi sentire di tutta la Chiesa, non solo dai vescovi, come diceva Patrick. Richard, nella domanda anticipata, grazie. C'è qualcun altro? Bene, l'ultima. La terza domanda. Per il nostro... Io mi chiamo Mattias, studente di terza anno di teologia. La mia domanda è curta e precisa. Vorrei sapere cosa costituisce il problema che conduce tra i tempi passati del sinodo e che continua a sorgere fino ad oggi. Qual è il problema, il nodo del problema? Non so se mi spiego. Se parliamo del sinodo... Perché non si riesce a fare il sinodo, vuoi dire? Non capisco bene. Perché nei sinodi non si riesce ad avere un modello? Sì, ho capito.
Prima di dare la parola. C'è l'altro? No. No, volevo solo per considerazione a quelli che ti ascoltano. E abbiamo avuto anche un intervento da parte di Don Daniele Piccariello della diocesi di Avellino, che chiese del beato Paolo Manna, che aveva delle idee profetiche e che sono state assunte dal Concilio Vaticano II. Però giustamente lei non è esperta del beato Paolo Manna, che è un missionario del PIME che ha contribuito moltissimo al rinnovamento del pensiero missionario. Dunque ne parliamo nel pomeriggio, oppure se abbiamo qualche minuto posso aggiungere qualcosa io. Sì. Però adesso diamo la priorità a queste tre domande sì. dalla sala. Diciamo, grazie comunque a chi ci segue. Diciamo anche nell'osservazione di Don Daniele che sul merito non so, però certamente questa, come tante altre figure, possono far parte di presenze profetiche, di contronarrazioni che la storia può scoprire e che la Chiesa oggi è chiamata, non sarei d'accordo a dire, anche a riconoscere, perché si fa presto a dire poi l'abbiamo sempre detto, non abbiamo certe cose sempre dette, è giusto per l'onore della memoria, ma semmai potrei dire Padre Gianni nel pomeriggio perché riconosco di non conoscerlo, grazie anzi della segnalazione. Allora, l'osservazione è perché un sinodo deve essere per forza curativo, trovo che sia anche perfetta. La cosa semmai che ostacola un po' la bellezza di questa osservazione è che dei problemi ci sono e allora è bene trattare anche i problemi, non sfuggendoli, perché alcune forme sembrano sfuggire, queste domande sull'esodo che sono state portate, ad esempio. Il nodo del ministero bisognerà prima o poi parlarne, invece parliamo delle famiglie, poi del sinodo, poi per non toccare un punto che creerebbe conflitti, però se ci sono. Però è molto vero che la visione solo curativa alla fine porta a ripiegarsi su di sé. L'operazione contraria, nel senso diversa, è quella, mi sembra, che è stata fatta nel Vaticano II, che ha voluto essere un sinodo concilio di orizzonte, di lettura dei segni dei tempi. E certo, sarebbe anche interessante poter, non so come, provo a dire così, certi parte della documentazione sul sinodo, forse quello italiano più che quello universale, perché poi si mescolano, no, la partita doppia, come si suol dire, tenderebbero a fare un sinodo di orizzonte. Il problema del sinodo di problema, il problema del sinodo curativo, è che rischia di perdere l'orizzonte, ma il problema del sinodo di orizzonte è che rischia, non dico che sia, rischia la retorica del consenso. Allora, bisognerebbe forse tenere presenti le due cose. Poi le chiederete a Don Riccardo oggi pomeriggio che parla. E la differenza fra il sinodo e le assemblee sinodali, specialmente la grandissima esperienza della REPAM, di tutte le cose che sono state fatte anche in quello che ha confluito nel sinodo per l'Amazzonia, sono, a mio parere, per quello che conosco, che non conosco benissimo, Serena Noceti conoscerebbe molto meglio, che vi ha anche lavorato, sono, come dire, un esempio di come provare a uscire da quel sistema piramide che diceva, scusa non mi ricordo il nome, il sistema piramide che comunque lo rovesci o non lo rovesci, sempre piramide, cioè effettivamente una larga confluenza di presa di parola, una struttura capillare rispettosa dei singoli ambiti che poi però possa trovare un riconoscimento. In Querida Amazzonia, se vediamo, è sotto gli occhi penso di tutti, ci sono quattro capitoli, quattro temi, tre sono a mio parere anche molto rispettosi
anche credo del dibattito e delle questioni, il quarto non è all'altezza dei primi tre, perché tocca ancora una volta i nodi donne, celibato, i ministeri, toccava nei lavori delle assemblee. Allora, prima o poi, a mio parere, non tenere in considerazione le cose che arrivano da questa larga struttura di presa di parola sarà una cosa che pagheremo. Pagheremo nel dolore, pagheremo negli esodi, pagheremo, perché noi vediamo solo certi esodi, ma ci sono altri che dicono, ma sentite, cioè, siamo nel terzo millennio. E ad esempio, alcune cose che si dice, ah, ma non riguarda un sinodo locale, riguarda la Chiesa universale. Ho capito, ma se io ho uno, cioè non do di Germania, quello dell'Australia, quello del... che in tanti dicono la stessa cosa, fanno un po' il lavoro delle assemblee ecclesiali, cioè dicono, ma non si può non considerare. Questo direi, poi magari Riccardo, Don Riccardo dirà meglio. E qual è il problema del problema? No, qual è? Perché non riusciamo ad avere un unico modello. Io penso che è che siamo nella storia, noi non viviamo nel mondo dell'empirio, delle idee, noi viviamo nella storia. La Chiesa, pensate, Lumen Gentium, Otto, la non debole, questo modo di parlare ecclesiastico, non debole analogia, vorrebbe dire una forte analogia col mistero del Verbo incarnato, cioè la comunità cristiana, direbbe Agostino, quella pellegrina, perché quella celeste non è cosa che ci riguardi, quella per strada che siamo noi, vive delle dinamiche umane che sono dinamiche della storia, quindi vive delle differenze di lingua, una lingua vuol dire anche una cultura, del muoversi nella storia. È per questo che, se ho capito bene la tua domanda, non possiamo avere un unico modello. Io non lo vorrei, non vorrei mai un unico modello. È vero che dico questo mi piace di più, quello mi piace di meno quando parlo della storia, però pensare di poter avere un modello che sta, quel modello che sta è il riferimento, l'istanza evangelica, ma quando io la voglio fare storia, la voglio fare chiesa, ma la voglio fare congregazione, ordine, missione, io non potrò mai essere quella, non potrò essere Gesù Cristo, sarò una comunità di discepoli e discepole che cammina nella storia. Allora credo che la questione per cui non se ne possa avere uno è questo. Il problema è, ti lascio se vuoi dire, di Don Paolo, uno dei problemi, che è il problema perché non riusciamo, perché sta, direi così, Zarathustra, dico una soluzione proprio banale, ma vera. Zarathustra non è piaciuto. Ma diciamo sta tra il limite, e il limite bisogna accettarlo, benedirlo, perché fa quello che io non sia tu e viceversa, e il difetto, il peccato, allora un po' fa parte del limite, che non riusciamo ad adeguare la realtà in termini ideali, perché siamo storici, siamo in cammino, e altre volte ci mettiamo anche del nostro a fare male, sia come singoli che come chiesa, e quello allora fa parte del difetto, e se lo vogliamo dire in termini teologici, del peccato. Sì, perché c'è ancora una domanda, abbiamo ancora 2 minuti, una domanda qui davanti. Okay. La domanda è breve e la risposta anche. Va bene, Don Paolo Manna, pomeriggio. Grazie a seguito il secondo schema che lei ha mostrato, in cui ha detto non si accusi tra voi, no? Se intesa come coinvolgimento delle famiglie, anche in ambito laicale, anche come quello che viene anche chiesto, la sussidiarietà dei compiti nella Chiesa, se magari ho inteso così, non so se è molto corretto, anche sul fatto di memoria selettiva, in cui abbiamo sulla spalla della Chiesa magari una storia intensa, però qui è stato magari uno dei slide, mi pare numero 2, che è scritto cosa cercare nella storia.
e in cui è scritto anche che magari non cerchiamo di confermare il presente, ma di che cosa è basato questa sinodalità se non passato? Grazie. Su cosa è basata la sinodalità se non in passato? E la lancio alla patristica, è memoria del futuro. Questa non è un'espressione anche rilasciata da Marcel, anche contemporanea del Novecento, ma è un'espressione di dello Pseudo Dionigi, mi pare, comunque un testo patristico, e però vuol dire anche questa cosa qua, cioè nel sistema cristiano, ma non solo, ma comunque facciamo memoria, nuovo millennio in eunte di Giovanni Paolo II, facciamo memoria grata del passato, amiamo l'oggi ma per il futuro. E allora noi non possiamo vivere solo della memoria, però non vogliamo togliere la memoria, ma quella memoria che è una memoria evangelica, e nulla è pari nella nostra memoria evangelica al memoriale pasquale, quindi non è una memoria di tutti i dettagli, quella memoria è dinamica, non è soltanto a dire ripetetemi uguale uguale, non mi ripetete uguali, perché l'azione dello Spirito è, pensate tutti il plesso dei testi del Paraclito nel quarto Vangelo, è fare memoria e guidare al futuro. Per questo direi, cioè la memoria è importante, ma non è una memoria che blocca, perché quella la chiamerei in un altro modo, la chiamerei, non so se ti ho risposto. Sì. Va bene, il Beato Paolo Manna, che è stato superiore generale del PIME per tanti anni, è stato il fondatore della Pontificia Unione Missionaria del Clero e ha scritto tantissimo, è stato missionario in Myanmar e ha fatto un viaggio storico in Cina negli anni 30. Dopo questo viaggio ha scritto un documento sul metodo moderno di evangelizzazione, che era molto avanzato come idee, avanzatissimo. Tant'è vero che alcune di queste idee neanche adesso sono realizzate nella Chiesa. Infatti fino agli anni 70, a proposito di censure, la Chiesa l'ha fatto beato, però aveva censurato il suo testo e è rimasto nascosto, non nascosto, insomma è rimasto in pubblicato, non pubblicato. E una delle idee fondamentali da lui era che tutta la Chiesa per tutto il mondo, cioè l'impegno missionario non è relegato ai missionari o ai vescovi come unico, ma è parte di ogni battezzato, una cosa che adesso diamo per scontata, ma non lo era negli anni 30, ecco. E poi un'altra idea molto che su cui sarebbe interessante riflettere, lui diceva: se il bene supremo è la salvezza delle anime, cioè questa, no, il bene supremo della Chiesa è la salvezza delle anime, quando ci sono delle leggi che sono meno importanti della salvezza delle anime, compresa quella dell'obbligo del celibato per i candidati, che nei paesi di missione, compresa la Cina, impedisce a un numero sufficiente di candidati di diventare presbiteri, impedisce il bene supremo, dovrebbe prevalere il bene supremo. Dunque non tutte gli obblighi che ci sono nella Chiesa hanno lo stesso significato, lo stesso valore. E vabbè, questo era per dare un'idea di quel che era un uomo di un grande pensiero. A giugno faremo un convegno a Ducenta proprio per ricordare la memoria di quest'uomo, che ha poi influito anche nel Concilio Vaticano II. Siamo arrivati alla conclusione della mattinata, ringraziamo moltissimo Cristina Simonelli, la ringraziamo di essere stata. Noi le diamo anche questo piccolo dono che potrà scartare durante il suo viaggio in treno, che è così. È un libro, anche questo libro parla di missione, parla di Cina, parla di arte e di un volume che voi già conoscete, Giuseppe Castiglione, un pittore missionario del 1700 che è diventato uno dei più grandi artisti nella storia dell'umanità.
ti sembrerà strano perché tu non l'hai mai sentito nominare. Infatti, questa è la memoria selettiva. Non sto affatto neanche esagerando, è la verità. È diventato l'imperatore preferito da tre, è il pittore preferito da tre imperatori cinesi, e nella storia dell'arte cinese, che riguarda anche il Giappone, la Corea, eccetera, è considerato uno dei grandi. E dunque viene qui da Milano. È una storia molto interessante, questo volume la presenta con anche delle bellissime fotografie. Questo è per te. Grazie. Buon viaggio, bentornata nella nostra scuola, che speriamo che sia un ritorno che si ripete. Buon viaggio, purtroppo non rimarrai qui a pranzo con noi, però ti... Ho già gradito la cena. Bene. Per quanto riguarda noi, quando usciamo apriamo le finestre, alle 12:30 c'è il pranzo, non c'è l'ora media, ma diremo l'Angelus in refettorio all'inizio del pranzo, così è stato detto. Bene, buon pomeriggio. Grazie a voi, ai vicini, alle lontane, ecco. Professoressa. Questa è una cosa...